E quello che state ascoltando è Fumble. Fumble che torna a essere in salsa giapponese, salsa teriyaki praticamente. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano e in Italia e anche all'estero. Siamo ad esempio 23esimi nella classifica svizzera di iTunes e 328esimi in Russia per qualche motivo. Lì, e siamo in crescita in Russia, pensa un po'. In crescita in Russia? Sì. Fantastico. Quindi, come la Crocodile. Ciao a tutti i nostri ascoltatori russi. Esatto. E ciao a tutti i nostri... C'è qualcosa che copre la telecamera lì, Claudio? Ah, purtroppo è il gioco che ha vinto come miglior game design quest'anno, quello lì, dici. Ai Player Awards, che tra l'altro è il gioco che giochiamo stasera. Te ne faccio una doppia copia, guarda, ce ne sono uno dietro l'altro, di Klothos. Perché? Perché questa sera giochiamo all'hack giapponese di Klothos che sto scrivendo. Monogatari. No, Monogatari. Monogatari. Monogatari è l'hack di Gattai in salsa samurai. Con i robottoni samurai. Esatto, okay, certo. Monogatari significa storia, quindi dato che un gioco di ruolo serve a raccontare una storia, ho cambiato un po' di regole di Klothos che adesso vi spiego. Senza cambiare la natura del gioco, almeno spero. La cosa fondamentale è che sono cambiati i 6 attributi che ci sono normalmente sulle schede di Klothos e che sono stati sostituiti dai 6 precetti del Bushido o dettami. Ognuno di questi è rappresentato da un simbolo dello yin e yang, perché come tutte le cose una faccia più oscura c'è dietro alla facciata di onore e bellezza, e quindi ogni dettame è collegato a un comportamento disonorevole. Invece dei classici 4, 3, 3, 2, 2, 2 punti che vengono dati ai 6 attributi in Klothos, qua ogni singola coppia di onore e disonore è rappresentata da un 5 che viene diviso tra i due numeri. Ad esempio, compassione e crudeltà, coraggio e codardia, dovere e egoismo, giustizia e vendetta, sincerità e slealtà, umiltà e superbia. Dividendo in base a come i personaggi decidono di mettere questi punteggi, voi potrete usare uno piuttosto che l'altro quando agite con compassione o con crudeltà, con codardia o con coraggio. Questi vanno anche a definire quanti sono i punti onore che possedete, perché ogni punteggio il cui dettame è superiore al comportamento disonorevole vi dà un punto onore. I punti onore corrispondono ai punti fortuna che potete accumulare. I punti disonore rappresentano le sciagure che invece vi potete tenere da parte. E un ulteriore cambio di regole è che le sciagure in questo caso il tessitore non le può usare finché non raggiungete il limite di sciagure che potete tenere. Ok. Quindi, più siete disonorevoli, più potete accumulare sciagure nel tempo senza che queste abbiano effetto contro di voi, ma nel momento in cui hanno effetto vi arriva una cascata di sciagure addosso. Perché più ne hai, più botte si sono. Esatto. Okay. Però finché non raggiungi il tuo limite, non subisci gli effetti delle sciagure. Un personaggio molto onorevole può accumulare un sacco di punti fortuna, ma ogni sciagura la sente pesantemente, certo, subito. Ma le sciagure si possono togliere in qualche modo? No. Solo consumandole quando vi capitano. Neanche o... tipo andando a pregare Shinsei, no, sotto il Buddha di Adamantio. Nelle pianure del bambù eterno, il famoso Buddha di Adamantio. No, esatto, purtroppo no, non si possono neanche andando a pregare perché è nero, neanche andando a pregare, esatto, sotto la statua di Akuseki. No, ci hai provato, mi sembra. La statua di Akuseki era buona, però la statua di Akuseki era molto bella, ma no, purtroppo no. Ciao Lorenzo. Esatto. Ultima cosa, oltre alle costellazioni, che sono le 7 costellazioni classiche di Klothos, vi trovate anche delle caste che rappresentano qual è la vostra posizione nella scala gerarchica della società medievale giapponese. In questo caso di Rokugan, perché dato che noi abbiamo fatto una campagna di 5 anelli a cui siamo molto legati, proseguiamo le storie di quel mondo. Però in realtà è pensato per essere il Giappone medievale che vi immaginate, non quello vero, quello degli anime, dei manga e dei film, quindi con qualche piccola differenza dal Giappone vero. Intanto bravo Ire, brava Ire, non lo so perché Ire è un nome che non capisco. Nel frattempo poi c'è un duello di samurai al piano di sopra, chiaramente, e dato che devono iniziare Klothos tra poco, ascoltatevi la puntata così capite come funziona bene Klothos. Io chiederei ai miei tre ho una domanda prima. Sì, dica. Le sciagure che si possono accumulare da 1 a 6 a seconda dell'anello yang maggiore o yin, quindi a seconda però uno che accumula una sciagura ha lo stesso effetto di averne 6. Cioè, quando è il momento di scaricarle tutte insieme? No. Ah, ok. Ogni sciagura rappresenta una difficoltà, un ostacolo, in più. Però 6 sono 6 ostacoli di tutti in una volta. Solo che te le sparano tutte insieme, invece che una singola se c'hai solo uno. Esatto. Ok. Avevo capito che aveva la stessa. Potreste anche avere tutti e 6 punteggi completamente onorevoli e non accumulare sciagure, quindi avere sempre al massimo una sciagura alla volta che vi capita. Ok. A quel punto non le puoi accumulare. Non le puoi accumulare, le spendi appena automaticamente la prendi. Presentate un attimo i vostri personaggi, così io faccio le cose di rito che vanno fatte. Prima di tutto, sempre a proposito di Klothos, se volete giocare a Klothos il 4 maggio al Titan Gaming Center di Milano dalle 19:30, è un sabato, quindi anche se lavorate normalmente potete venire, ci saranno dei tavoli di Not The End e di Klothos. Klothos sarà a tema Guerre Stellari perché 4 maggio, May the Fourth Be With You, ci sarà una cosa apposta con i punti lato oscuro, ve la butto lì così. Una notizia in diretta. Nice. Ok. Allora, io parto e sono Takaki Aisho del clan della gru e sono un Bushi con costellazione del distruttore che trova la bellezza nel mondo solo nella spada e nell'arte della spada. Vive la sua vita cercando di trovare avversari sempre più forti da sfidare e per migliorare e imparare sempre di più sulla via della spada finché non ne diventerà un eccelso, un guru. Illuminazione sulla via della spada. Esatto. E infatti percorre passo passo la via del Bushido cercando di migliorare in quelle che sono le sue debolezze. Questo però trova riscontro nella sua vita che lui è focalizzato solo nell'arte della spada, trova bellezza solo in essa e quindi gli manca quell'apertura mentale per trovare la bellezza nelle altre cose del mondo, cosa che prima o poi nel suo subconscio spera di trovare. Il suo oggetto più importante, motivo per cui l'ho scelto, è la sua katana forgiata da Torianzo. E quindi mi chiedo se è passato per caso dalle mani del leone questa katana. E chi lo sa? Sarà? Lo scopriremo. Di solito non portano mai bene in realtà su Rokugan le katane fatte da Torianzo. No. Non importa. Già, no. Soprattutto se spezzate, riforgiate. No. In genere è pessimo, però... Esatto. Fatto? Sì. Ok, io sono invece Yasunari Koji e sono un bonzo, sostanzialmente, che... viaggia per Rokugan alla ricerca di risposte e significati. Ho abbandonato gli insegnamenti del maestro e mi sono buttato nel mondo. Lui mi ha lasciato, conoscendo la mia scelta, un koan, che è sostanzialmente un testo, con una domanda finale che suono al silenzio. Io penso che rispondendo... Nello spazio potresti trovare la risposta. Esatto. Infatti, l'ho messa apposta. Infatti spero che un grande pilota mi illumini su che suono al silenzio. Credo ubriacarsi a sake. Credo che sia glu glu glu. A proposito di Coriolis, abbiamo una grappa di amarone. Buono, grande Coriolone. Il Coriolone. Perfetto. Quella dell'altra volta, quella leggera nuova, che poi esplode. Quella leggera grappa, che poi esplode. Quella è la grappa fatta da Eric. Ok. Quella con l'antigelo. Esatto. Perfetto. E niente, quindi io sono sostanzialmente un viaggiatore. E ovviamente faccio parte del clan del drago. Il drago gru. Sì. E niente, per me il significato primario è cercare la vera essenza delle cose. Invece io gioco Kaede Guchi, ma quasi tutti non conoscono il suo nome, ma la conoscono come Lady Falena. Aia. Fa parte del clan dello scorpione. Aia. Uno semplice del mare. Il suo oggetto prediletto è la sua maschera, come tutti gli scorpioni, solo che la sua maschera è una maschera da volpe. Ed è una maschera molto particolare perché è abbastanza spessa e sembra che ci siano delle scanalature come in vetro. E voi, loro hanno già viaggiato con me in qualcosa. Voi sapete che se scossa violentemente oppure abbastanza di botto, il liquido che forma i disegni rossi diventa appunto liquido e inizia a girare per la maschera e chi la guarda rimane un attimo rincoglionito. Urca, però. Lei è una shinobi del clan dello scorpione e è un'esperta, diciamo, per adesso poi lo vediamo in gioco, è un'esperta molto 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 esperta di veleni. Principalmente il suo nome è stato dato perché lei fa un uso molto costante, se la procura da sola, di un veleno che è della polvere di ali di falene che si trovano solamente al confine con le zone d'ombra. E questa polvere ha un potere molto allucinogeno. Perfetto. Kitsune femmina. Kitsune femmina, amato nei veleni. Senza il fuoco. La Kitsune a modo suo in parte era onorevole. Lei non tanto. Ha solo spuntanato l'imperatore nel mezzo. A parte il fatto che scappava dalla sua sposa. Ma vabbè. No, ma quella non era la mia sposa. No? Era una che voleva sposarmi, è ben diverso. Non era neanche parte di un clan, era del ragno. Sì. Era un clan. Il ragno. Sì, ok. Comunque, questi tre samurai fanno parte dei nuovi lupi. Aia. Au. Perché questa mini campagna prende vita 5 o 6 anni dopo gli eventi della campagna dei 5 anelli che Luca sta seguendo in questo momento, quindi grazie del saluto, ma non ascoltare perché potresti spoilerarti delle cose importantissime sul futuro dei 5 anelli. Ma cercherò di non farlo, tipo di dirti che è morto. No, anche perché tra poco lo devo dire chi è morto, quindi okay. Smetti di ascoltare qui, se stai ancora ascoltando. Dopo quello che è successo con i lupi, il Maotsukai e i samurai che hanno dato la vita per la salvezza di Rokugan, l'imperatore ha deciso di in qualche modo premiare i samurai che hanno compiuto questa impresa, istituzionalizzando il ruolo dei lupi. Ne ha fatto quindi una specie di corpo di polizia effettivo che si può permettere di viaggiare nell'impero abbastanza tranquillo. L'unica cosa che viene chiesta a chi fa parte dei nuovi lupi, che non sono più gli scarti degli altri clan, è però di abbandonare il proprio nome e sceglierne uno nuovo. Un gruppo pettinato, sì. I nomi che state usando adesso non sono i nomi delle vostre famiglie originali, sono i vostri nomi che vi siete scelti voi, e questo viene chiesto per evitare che ci siano altre diatribe e conflitti tra clan. Anche perché tutto il casino era successo a causa di famiglie ben specifiche, quindi... Esatto, quindi è stato chiesto a tutti i partecipanti dei nuovi lupi di rinunciare al nome della propria famiglia e quindi essere fedeli solo all'imperatore. In particolare siete stati richiamati al palazzo imperiale molto urgentemente per risolvere un mistero che ancora nessuno ha accennato a cosa sia. Da questo dettaglio capite che probabilmente qualcosa è in grado di distruggere la pace che finalmente c'è a Rokugan e che potrebbe causare nuove guerre civili tra clan, perché se non si fidano nemmeno dei messaggeri imperiali per affidare un messaggio che vi spiega che cosa state andando a fare, vuol dire che la situazione è veramente critica. Molto molto critica. Molto critica. Quindi noi è già un po' che abbiamo rinnegato le nostre case, abbandonato le nostre case, siamo in giro a far missioni. Sì. Rinnegato suona male. Sì. Beh, rilegato obbligatoriamente. Potete dirmi voi quanti? I lupi sono stati istituzionalizzati subito dopo, quindi sono passati 6 anni da quel giorno. Scegliete voi da quanti anni fate parte. Secondo me non tantissimo. Dei nuovi lupi. Un po' meno di un annetto? Sì, ci può stare. Va bene. Ci sta. Ad accogliervi al Palazzo Imperiale è Soseki Kojiro. Soseki Kojiro avete già avuto modo di perlomeno sentirne parlare, qualcuno di voi potrebbe averlo conosciuto, soprattutto la gru, che essendo una gru fa sempre parte della corte dove ovunque si trovi. È uno degli attendenti più stimati dall'imperatore. Vi fa... in realtà vi accoglie di persona all'ingresso del palazzo e vi dice: sono estremamente sollevato che voi siate venuti così velocemente. La situazione è estremamente grave, ma seguitemi, non vorrei che orecchie indiscrete dica. Domanda, perché sai che io con la come si dice, l'etichetta, ho bisogno di risposte. Per uno scorpione è normale tenersi la maschera anche quando viene ricevuto da qualcuno di importante? Assolutamente, okay. Sì. Però io poso katana wakizashi, vedete che il vestito che ha, che è sempre quello proprio nero, quasi da ninja, però con delle fasce di color rosso scuro. Ci sono sempre questi 2 vasi di terracotta che tiene legati di fianco ai fianchi, che aprono un po' il mantello, li toglie, li appoggia lì, ma voi sapete che c'ha altre taschette dove si porta quella polvere in giro dappertutto, quindi in realtà non si è proprio completamente disarmata. Le appoggia lì con cautela, ci appoggio la katana sopra, il wakizashi, e seguo. Cacchio, io devo lasciare la katana. Sì. E la lascerò. Con molta riserva, ma la lascerò. Guardo male quello a cui la lascio. No, sei tu che la appoggi sul suo... Ah, ok, sul portarmi. Sì. Esatto. E veramente mi dimentico i 2 kunai che ho negli stivali, perché fanno parte come un braccio per me, quindi. È come essere nuda senza... No, sì, sono i calzini. Claudio, scusami. Sì. Io ho il daisho, sì, però vi ho rinunciato essendo un bonzo, ma me lo porto comunque dietro? È comunque un simbolo del fatto che tu sei un samurai. Ah, ok. Poi non lo uso. Ok. Però. Va bene. E allora io metto arco e frecce e tutta la roba. E beh, il palazzo imperiale... Legami facciamo. I legami, se volete scrivervi dei legami potete farlo, vi ricordo cosa servono i legami: quando aiutate qualcun altro, oltre a dargli un punto fortuna, ha anche il vantaggio. Ok. Bonzo mi descrivi velocemente? È il monaco. Ah, il monaco. Okay, monaco viandante. Yasunari. Il tuo nome da lupo? Yasunari. Questi sono i nomi da lupo ufficiali. Quindi Yasunari ha delle informazioni sul mio vero obiettivo, devo convincerla a rivelarle. Sempre Yasunari guarderà dall'altra parte quando arriverà il momento. Tu ti chiami? Aisho, vero, è il nome. Lo leggo sempre al contrario. Aisho non capisce che il suo Lorenzo non lo salverà da un kunai sulla schiena. Sembra sensato. Il palazzo imperiale è un palazzo di 6 piani e tu, Kaede, sei quella che ne sa un po' di più, perché il palazzo è stato costruito dagli scorpioni, che sono gli unici di cui l'imperatore 1200 anni fa ormai si è fidato per la propria sicurezza. E quelli poi sono diventati tipo delle super guardie imperiali, no? Perché non potevano uscire dal palazzo. Quelli che hanno costruito il palazzo non sono mai potuti uscire, pena la morte, per evitare che appunto i segreti di dove sono i passaggi di sicurezza venissero portati fuori dal palazzo. Ad oggi sai che gli unici a sapere dove sono questi passaggi sono l'imperatore e il daimyo di tutto il clan degli scorpioni. Ok. Sono le uniche 2 persone in tutto Rokugan che sanno i passaggi, dovrebbero sapere dove sono. Neanche l'addetto alla sicurezza dell'imperatore. Quindi è l'imperatore in caso che gli deve dire andiamo di là, andiamo di là. Esatto. Che culo. Che non glielo dirà, perché oppure l'ammazza dopo, perché devono rimanere segreti. Esatto. Certo. Appena lo porta fuori l'imperatore lo coltella alla schiena. È così. Tanto l'imperatore non può essere disonorevole proprio per nome, no? Quindi... vi fa attraversare il giardino, vi porta all'interno della struttura principale del palazzo, che è appunto un palazzo bello solido di 6 piani, Le mura esterne sono larghe, robuste, praticamente inespugnabile sto palazzo. E vi fa salire direttamente al secondo piano, dove in genere non vengono portati gli ospiti vengono tenuti al piano terra. Solo gli ospiti di rilievo molto alto vengono portati al secondo piano, e ogni piano praticamente rappresenta quanto più vicino all'imperatore ti trovi. Perché lui sarà all'ultimo. L'imperatore sta all'ultimo piano. Vi fa accomodare in una piccola saletta dove ci sono giusto i cuscini per voi, e vedete che è già stato portato del tè, del sake da bere se volete. Si siede anche lui e chiudendo, dopo aver chiuso la porta dietro di sé, si siede e vi dice: purtroppo vi devo chiedere che quello che sto per dirvi non esca da queste quattro mura, se non in caso strettamente necessario, e che voi non riveliate quello che sto per dirvi a nessuno, a meno che non ne vada della vita dell'imperatore stesso. Il nostro imperatore aveva deciso di abdicare in favore di suo figlio, ma suo figlio è scomparso ieri notte. Nessuno sa cosa sia successo, non sono stati lasciati messaggi di riscatto, non sono stati lasciati segni, simboli, nessun tipo di comunicazione. Nessuno l'ha visto uscire e nessuno pare aver visto qualcuno intrufolarsi nel palazzo. E non capiamo come possa essere successo. E questa cosa non può essere ovviamente saputa all'esterno di queste mura. Io ho la certezza che i passaggi li sappiano solo l'imperatore e le dame, oppure, visto che sono gli scorpioni, so che è possibile che lo sappia anche qualcun altro. Allora, proprio perché sta negli scorpioni, ti sembra difficile che voi abbiate fatto sapere qualche cosa fuori da quelli che lo dovevano sapere. Ok. Perché quindi o è stato l'imperatore a parlarne, o sicuramente, in questo caso, secondo me è più attendibile il mio daimyo, il daimyo degli scorpioni, che non ha fatto trapelare l'informazione rispetto all'imperatore. Sì. Che magari l'ha detto al figlio. Ok. L'unica altra cosa che ti viene in mente è che qualcuno ne abbia trovato uno per caso. Per caso. Quello purtroppo non avete controllo sul caso. Si è appoggiato alla parete ed è filato dentro la parete. Esatto, magari ti appoggi alla pietra che apriva. Ti mette a posto la candela, esatto. Okay. Questo è preoccupante, ma i lupi si possono mettere subito sulla traccia della preda, se c'è una preda, o altrimenti sempre preda si tratta. Beh, ovviamente la cosa più importante è riportare a casa il figlio del nostro sacro imperatore. Se ciò non fosse possibile, la testa di chi l'ha portato via. A meno che non sia una caccia anche. Com'era l'umore del figlio dell'imperatore in questi ultimi giorni? È una persona abbastanza difficile da capire, molto solitario e restio a parlare con chiunque, quindi leggere i suoi pensieri non è una cosa che chiunque possa fare con leggerezza, però sembrava preoccupato da qualcosa. E qual è stata l'ultima stanza in cui è stato visto? Le sue camere. Vi ci posso portare anche subito, se volete. Se possiamo visitarle. Sì, staremo lì in caso altre domande. Io intanto parlerei con i suoi inservienti, se possibile. Io controllerò la stanza. Di solito le guardie del palazzo lasciano scoperti molti dettagli. Va bene. Io mi seguo. Chi segue dei due? Perché lui va a parlare con gli attendenti e lui va verso le camere. Sì, sì. Lei va verso le camere. Quindi abbiamo Kaede Falena e Yasunari che vanno verso le stanze. E Takaki Aisho che va verso i servitori. Le stanze del figlio dell'imperatore sono al quarto piano. Non sono al primo, non sono al sesto, non sono al quinto, sta ancora più sotto. In mezzo. sta in realtà nella parte più sicura e fortificata, perché nel caso dovesse succedere qualcosa all'imperatore deve esserci qualcuno a sostituirlo. In questo momento è un momento di grossa crisi perché non c'è nessuno a sostituirlo nel caso. Il che potrebbe scatenare una guerra civile tra clan per decidere chi sarà il prossimo imperatore nel caso... che passi questo qua. Certo. Esatto. Quindi è una situazione estremamente tesa. Dire che sono le stanze del figlio dell'imperatore è dire assolutamente poco, perché le stanze sono tutto il quarto piano. Ah, ok. Quindi è il piano del figlio dell'imperatore. Il piano del figlio dell'imperatore. E mentre stiamo andando gli chiedo... è stato visto su tutto il piano o in una parte particolare l'ultima volta? Abbiamo solo visto che saliva nelle sue stanze. Noi in genere non siamo ammessi nelle sue camere a meno che lui non ci inviti personalmente. Credo che questo possiamo considerarlo un invito personale. Io vado per entrare. Ci è consentito frugare? Il figlio dell'imperatore in questo momento non è qui a impedirvelo. Fa con un sorrisino... che dice okay. Grazie al cazzo. Io mi avvicino a lui e gli dico: potrebbe essere una buona cosa qualora tornasse che voi non vi faceste vedere con noi mentre frughiamo. Mi troverete al piano di sotto, ovviamente. Io entro, mi metto nello spazio più aperto del piano, appoggiato a un muro. Tiro lievemente sulla maschera in modo che si vedano solo le labbra, che si umetta e inizia e rimane lì cercando di saggiare l'aria. Vede prima cosa fa il bonzo. Ma libera, cosa sei? No, perché dai. Io uso invertire la cascata. Faccio la verticale a testa in giù e guardo la stanza da una prospettiva opposta rispetto a quella che guardo di solito. Tecnica tramandata dai dragoni. Quel personaggio è fatto per farmi odiare da Simone. Finalmente. Cioè, visto che l'ultimo che ti facevo odiare da un Simone l'ho fatto io, era Kevin. Allora, fai una prova di sincerità. Ok. Perché stai cercando di vedere le cose per come realmente sono. Quindi tiro numero di dadi pari a tiro lo dado, sommi al dado. 5, 3, 8. Hai una qualche specializzazione che ti può dare dei punti fortuna? Invertire la cascata. Tira anche il dado della specializzazione. Cioè quel fottuto di mio 2. Nonno. No, e dato che non c'è un avversario contro il quale tu stai agendo, non prendi nemmeno la sciagura. Guardando a testa in giù ti rendi conto che effettivamente la stanza ti sembra che non sia stata usata da parecchi giorni, più dell'altra sera che ti ha detto l'attendente dell'imperatore. Tranne una piccola parte di tutto questo enorme spazio che in realtà è facile vedere quasi tutto, perché essendo tutti pannelli scorrevoli è facile aprirli quasi tutti e fare una open space di un piano quasi. Vedi che la maggior parte delle cose di uso comune, quindi qualche tazza, qualche vestito, il futon, tutte queste cose sono tutte concentrate solo in un angolo della stanza. Il resto ti sembra che non venga usato da parecchi giorni. Allora io faccio il virtuosismo del monaco, resto in verticale su una mano sola e indico col dito a lei l'angolo. Si gira e inizia ad andare verso l'angolo e poi mi rimetto in posizione normale. Effettivamente qua, adesso che te l'ha fatto notare lui, vedi che è l'unico posto dove ci sono effettivamente delle cose. Il resto è troppo pulito, troppo vuoto, troppo... Stai cercando cose nascoste? Sì. Hai qualche cosa che te lo può fare in automatico? Dovrei spendere un filo, quindi lo farò dopo, prima provo a cercarlo normalmente. E allora fai una prova di slealtà. Perché? Perché i passaggi segreti sono da codardi e sleali. Ok. Anche codardia può andare bene. Ok, è possibile che in storie siano narrati dove sono messi di solito i passaggi segreti o che poi magari mi tira fuori, in realtà mi complica la cosa perché magari i passaggi segreti di solito sono pannelli eccetera e qua è nel soffitto, quindi posso usare storie zen. Doppio 1. Oh, però occhi del serpente, mi verrebbe da dire. Occhi dello scorpione. Allora in questo caso invece un punto Shagura te lo prendi lo stesso, e stiamo usando i token della leggenda dei 5 anelli per sicurezza, perché i passaggi segreti sono stati nascosti da gente che non voleva farli trovare, a una specializzazione in passaggi segreti, e non ti sembra di trovare nulla di nascosto nella zona che stai cercando. Vuoi provare tu? Sì, proviamo. E zompetti su una mano per andare verso... No, no, mi sono già rimesso in posizione. Ravano. Ti arriva molto del drago. No, Ravano. Ovviamente osservo. Faccio anche io una ricerca di passaggi segreti o comunque di stranezze nella, diciamo, nella quotidianità del figlio dell'imperatore. Ok, beh, anche tu fai a questo punto o un tiro di codardia o di slealtà. È uguale, sono entrambe a 2. 5, 2, 7. Però tira anche tu il dado, perché sempre i passaggi segreti sono comunque stati fatti. Perfetto. Una sciagura. Tira una sciagura anche tu. Allora. Viva! Lui torna e sono entrambi morti. Esatto. Altro mistero. Chi può averli uccisi? Lui ne può tenere una, giusto? Lui ne può tenere una. No, lui ne può tenere più di una. No, una. Cioè un punteggio al contrario. Appunto. Ah, ne può tenere una alla seconda che gli arriva. Ah, ok, le piglia. Sono costretto a... cercando nel resto della stanza che cosa c'è di non normale, anche negli oggetti che vedi lì sopra, ti rendi conto innanzitutto, la prima cosa è che le tazze, il numero di oggetti che trovi in giro non ti sembra di una sola persona ma di 2. Quindi Tetsuya, questo è il nome del figlio dell'imperatore, era qua dentro come un'altra persona quando è successo quello che è successo, qualunque cosa sia, e quest'altra persona evidentemente era stata, se non invitata da lui, almeno conosciuta da lui, perché non vedi tracce di colluttazioni, segni di combattimento, e hanno bevuto e mangiato insieme. Ok, condivido con lui il dato. Però devono essere usciti in qualche modo dopo. Questo, un attimo, questo senza dubbio. Di nuovo rialza la maschera, prende un po' di polverina, la lascia andare in giro, si guarda intorno. Forse bisogna guardare, mi è fatto venire un'idea provando a guardare le cose su una prospettiva diversa. E spendo un filo per prendere... No, spendo dopo il filo. Ho fatto 2 prove. Ecco dopo. Per usare guarda cosa ho trovato. Più dopo di così. Questo perché tu, oltre ad essere uno shinobi, che è la casta di cui fai parte, sei anche un cantastorie. E quindi, quando il gruppo ispeziona la stanza, ricerca di nascondigli passaggi segreti o cerca tracce, trova subito la cosa più importante nascosta senza tirare. Non trovi tutto, ma la cosa più importante per proseguire con la storia. E infatti, ti metti a guardare un attimo in giro, anche seguendo un po' le tracce lasciate, lo spiffero e tutte queste cose, e... il passaggio segreto non lo trovi, ma guardando e cercando tra le coperte, i vestiti di Tetsuya, trovi un fermaglio da donna per i capelli con il simbolo di un fiore di ciliegio sopra. Lo prendo tipo tra mignolo e anulare, lo faccio girare sulla mano tipo monetina e lo mostro a lui. A quanto pare il giovane Tetsuya è così stupido forse da fare una fuga d'amore? Non mi farei sfuggire che il figlio dell'imperatore è stupido per questioni di opportunità, però è una delle possibilità. Forse qui allora potrebbe essere più utile il nostro compagno. Quello senz'altro. Credo che fra tutti e tre sia quello che può capire meglio la situazione. E a questo punto andiamo. E comunque poi lo fa sparire in una tasca. Segnatelo. Se no poi dov'è il vermaglio? Esatto. Aspetta, cerco per vedere se c'è anche l'aggancio del fermaglio. Se è qualcosa che si toglie dal fermaglio, almeno non lasciamo il fodero da parte. Takaki, tu vai verso... torni al piano di sotto per andare dagli inservienti. Sai che all'interno del palazzo, al piano terra, trovi proprio le persone che sono addette a gestire le cose del palazzo. Se vuoi parlare con chi ha fatto magari... ha preparato le cene, ha fatto entrare chi portava da mangiare, ha parlato con le guardie, non le trovi qui dentro. Ok. Qui dentro trovi i servi di alto rango, quelli che Mi sta bene perché sono quelli più vicini al figlio dell'imperatore, cioè quelli che lo vedono tutti i giorni molto probabilmente. Quello senza dubbio. Quindi siccome devono rispettare un certo tipo di comportamento, perché parliamo del figlio dell'imperatore, non neanche del daimyo, del figlio dell'imperatore, quindi saranno costretti a un'etichetta tutte le volte. Se c'è un avvenimento che è fuori dall'etichetta l'avranno sicuramente notato, quindi vado a interrogarli su questo, che sicuramente l'etichetta la conoscerò bene. È una delle tue specializzazioni. Esatto. Tu hai fatto portare 2 cose da mangiare in camera. Ma sarà quello è figlio dell'imperatore. Però se c'è una figura femminile fuori da quella prestabilita, queste sono cose, sono stato fatto entrare di soppiatto... Sono cose che i servi conoscono, perché non è che l'imperatore va a aprire la porta. Ha beccato il figlio e lui è scappato. È un momento. È come il gatto, no? Quando apri la porta scappa. Ha trovato la porta aperta. Siamo messi bene a Rokugan. Quasi peggio che non c'è più la gente seria, quindi. Esatto, infatti. Cioè, non c'è più. Passati 5 anni. Quindi. Sincerità? La signora che ti viene indicata come più adeguata per parlare di queste cose è una signora che ha circa 55-60 anni, che deve essere quella che coordina tutte le serve che si occupano effettivamente di portare da mangiare, da bere, far entrare nel palazzo, tenere compagnia agli ospiti, tutto questo genere di cose. Ti dicono che si chiama Mayumi. E allora vado dalla signorina Mayumi. Buongiorno. Lei si inchina ovviamente. So che voi siete la responsabile del figlio dell'imperatore. Tra le altre cose. Sono sicuro che siete preoccupata quanto noi per la sua recente scomparsa. Bene, mentre lo stai dicendo... Fammi un tiro di sincerità, perché l'attendente prima ti ha detto di non dirlo a nessuno, a nemmeno se ne va della vostra vita. Quindi fai una prova di sincerità per vedere se lei non andrà poi a spifferarlo a qualcun altro e capisce che le stai facendo io lo sto dicendo perché lei è la persona più diretta. Mi sto facendo capire e mi sto fidando di lei e che ho una katana in caso. Allora forse tira crudeltà. È uguale. Dimmi tu. No, tira la sincerità. Con la specializzazione anche? Sì, perché hai etichetta. Vado rosso, specializzazione. Allora, con la specializzazione l'ho passato. No, non è passato. Questa era la specializzazione. Sì. Questa ti dà punti fortuna o sciagura. Sì, quindi no, non l'ho passato. 4, 2, 6. Lei ti guarda con aria abbastanza scioccata e dice: cosa state dicendo? Dio. Il figlio dell'imperatore? Non è nelle sue stanze? Dobbiamo avvisare qualcuno, presto, vedi che sta iniziando ad andare. La fermo con un braccio. Lorenzo, esci da questo corpo! Infatti, Lorenzo, esci da questo corpo! Tanto, se fa di busa col filo, Se fa di busa col filo, lo so già. Le grandi manovre stealth dei lupi. Le 7 cose non cambiano mai. Deve essere il nome. Bruci un filo. Cosa fai? Lei sta per andare. Gli è venuto caldo perché ha ricordato la spia del granchio. Esatto. Sarà una serata lunga. Per farle... Allora, io la fermo, la prendo fra le spalle, per le spalle, la fisso negli occhi e gli faccio capire che... Anche io. Con queste parole. Lunga. Io so che lei è l'attendente del figlio dell'imperatore. So che è la persona che è più vicina. Non abbiamo tempo da perdere. Quindi ho bisogno che lei stia qui e che faccia quello per cui è richiesta la sua posizione. Quindi mi dica tutto quello che è successo per la scorsa notte e non ne faccia parola con nessuno. Ne conosce le conseguenze in caso contrario. Allora, intanto spenditi il filo. Sì. Puoi scegliere un nuovo potere o dalla cassa del Bushi, di cui fai parte, che sono i guerrieri, o da quella del distruttore. Sì, ok. Io prendo Kuge e lo utilizzo in questa occasione. Kuge. Kuge. Scusate, la mia pronuncia... Sono gli aristocratici di corte, tipici proprio della gru. Che mi sembra calzi a pennello. Assolutamente sì. Lei si ferma, ti fissa un attimo negli occhi, si guarda un attimo intorno per vedere se a questo punto qualcuno sta ascoltando, perché le cose che ti deve dire sono ovviamente estremamente riservate, e ti dice: ieri sera il nobile Tetsuya ci ha chiesto di chiamare la sua geisha preferita, Gaikiri. Yeah. Gaikiri? Gaikiri. Lei in realtà non è più una geisha, adesso gestisce la sala da tè che si trova in città, ma è sempre stata vicina all'imperatore e a suo figlio in tutti questi anni, e lui ha chiesto di vederla. Per noi è una cosa abbastanza normale, quindi l'abbiamo fatta entrare su richiesta del nobile Tetsuya, ma se lei adesso mi dice che me la può descrivere, non si distragga, me la descriva, mi descriva tutti gli eventi di ieri sera. È una donna molto bella, di circa 30 anni, poco più alta di me, ma la sua pelle è molto, molto più liscia della mia, come quando io ero giovane. E il suo fiore non è sicuramente appassito. Continui, la prego. Ora che parla di fiori mi fa venire in mente il simbolo della sua casa da tè. Il simbolo della sua casa da tè è un ciliegio. Mm-hmm. La chiamano Sakuraki, infatti. Si trova in città, vicino ai piedi del monte Hayama. È la sala da tè più richiesta di tutta la città. Mm. E questa donna è truccata? Come ogni geisha che si rispetti. Capisco. Mi dica, ha notato altro di particolare? Rumori, voci? Qualcuna delle sue serve ha avuto qualcosa da ridire ultimamente? No, non credo, no, non mi risulta. Il principe era turbato? Il principe è stato spesso turbato, purtroppo. La sua è un'anima inquieta e la vita di palazzo non l'ha mai soddisfatto appieno. Mm. Che mi sa dire al riguardo? Non ha mai voluto essere il principe, il figlio dell'imperatore che avrebbe dovuto prendere il posto sul trono, e sentiva però che questo obbligo si faceva sempre più pressante e più vicino, quindi era sempre più preoccupato ogni giorno che passava. Mm. Purtroppo è un compito che prima o poi graverà sulle sue spalle, e il giorno non sta a lui a deciderlo, ma alla ruota celeste. Le vostre parole sono sagge e piene di onore. Bene. Avete reso un gran servizio a questa nazione e al vostro imperatore. Ora tornate ai vostri ruoli e, come vi ho detto, non fate parola con nessuno. Sì, sarà fatto. Trovate il nobile Tetsuya, vi prego. So che voi lo accudite come fosse stato vostro figlio, lo vedo dai vostri occhi. Ve lo riporterò dentro queste mura. L'hai detto vivo, ma... certo che non l'ho detto. Era lì, era morto. Lei si allontana Io aspetto ad andarmene, che okay. Quando si gira mi vede con gli occhi di ghiaccio. Ok. E questo crudeltà 4 facciamo, usiamolo. Devi arrivare gli altri due. Gli altri due stanno scendendo di sotto. Bagni. Cosa avete rinvenuto? Che c'era una donna nella stanza del Mikado. Credo di avere il suo nome. Ti faccio vedere il fermaglio. Non qui. C'è qualche simbolo davanti al fermaglio, sul fermaglio. Io gli metto una mano sopra il fermaglio. No, nel momento in cui allunghi la mano vedi che è già sparito, non ce l'ha più in mano. Presti di rigiri, miri di zirizzazione. Falena la maga di Modena. Non qui. In caso cerchiamo di parlare delle stanze più appropriate. Volete farmi vedere che cosa avete trovato? Mi guardo un attimo intorno, c'è qualcuno che ci sta guardando o ascoltando. Fai una prova di superbia. Intanto rispondo a Roberto che non stiamo usando la leggenda dei cinque anelli, stiamo usando Klothos. Posso usare in questo caso sincerità? No, perché è solo per parlare, quindi solo vedere. Questo? No, non è solo per parlare, però in questo caso per scrivere qualcuno. 5, niente. Non sembra ci sia nessuno, quindi dico... Hai usato superbia, lo spiego, perché vuoi essere sicuro di te. Cioè, pensi di essere bravo a fare quello che stai facendo. Non c'è nessuno che ci ascolta qui, è un posto di passaggio. Appunto, comunque, la sicurezza non è mai troppa. E lo dico sotto la maschera. Sì, e lo dico guardando te. Esatto. Vabbè, direi che possiamo trovare un'interessante mediazione andando a farlo vedere alla persona a cui appartiene, no? Se sai dove fai strada. Posso sapere dov'è questo posto? Beh sì, adesso che ti ha detto che è la sala da te. Cioè, più che altro il monte Ayama, quindi non ho una vaga idea di dove possa essere. Ok, prendo, esco, vi conduco. Io quando esce prendo katana, wakizashi, le anfore di terracotta, mi riequipaggio tutto. Vabbè, quello ovvio, quello penso tutti. E... se sa mai visto come è andata col fodero. Vabbè, la katana nell'equipaggiamento, quindi. La persona che abbiamo incontrato noi la vediamo. L'attendente? Sì, l'attendente. Potete andare a cercarlo se volete. No, no, se è per la strada, se no gli lasciamo un breve messaggio che siamo partiti per la nostra cerca. Ah, dice a Kojiro. Sì. Sì, ok. Stiamo uscendo, un minimo. Ok. Mi lasciamo per strada, ovviamente la curiosità prende sopravvento. Quindi cosa hai scoperto? Quella donna si chiama Gaikiri. È una geisha e molto vicina alla famiglia dell'imperatore. Non l'hanno vista uscire? L'hanno vista uscire, ma non in compagnia del figlio dell'imperatore. Vicina in che senso? Sarà che stata la geisha preferita? Esatto, che la sua visita sembrava essere una cosa normale per... Non credo sia normale lasciare questo, però. No. Questo è vero, infatti non capisco se è un rapimento di entrambi o una frettolosa fuga. Ma lui non è stato visto uscire. Beh, non bisogna solo uscire attraverso le porte, si può uscire anche dalle finestre. Però lei è uscita dalle porte. Questo è vero. Beh, vediamo se è presente a ricevere domande. Chiediamolo a lei, infatti. Sicuramente il principe era inquieto in questi giorni. Il compito che gli doveva essere assegnato era sempre più gravoso per lui. Ma un compito necessario, deve essere tramandato. Sì, ma come molti cani avranno scelto. Questo è vero, ma come molti uomini, molto spesso all'aumentare della tensione del momento può conseguire una fuga. Sì, è vero, i giovani uomini d'onore spesso si comportano in modo molto prevedibile. Un principe saggio se si tiene inadeguato. Beh, sicuramente non gli piace la vita di palazzo. Credo che sia questo il posto. La sala da tè si chiama appunto Sakuraki e sull'insegna c'è un fiore di ciliegio esattamente identico a quello che c'è sul fermaglio. Quindi è abbastanza facile riconoscerlo. All'ingresso c'è una giovane geisha che vi accoglie, vi fa un inchino e vi chiede come possiamo soddisfare questi nobili samurai oggi. Beh, cercavamo un po' di rilassarci da un lungo viaggio, che di solito ragazzi le geishe fanno anche servizi di altro genere, fanno tutti i servizi accompagnatrici a... le geishe in genere non fanno necessariamente quel genere di servizi, alcune lo fanno. Per lo più dicevo proprio, non è come andare in una casa chiusa. No. No, è assolutamente tutto il contrario, giusto? In genere sono accompagnatrici, danzatrici, artiste, fanno conversazione, versano il tè. Secondo la frase, quegli aiutanti sono anche tutte delle killer. Certo. No? Esatto. Quello sempre. Alcune di loro intrattengono in maniera diversa. Quindi volevamo entrare per rilassarci e goderci una tazza di tè. Lei vi fa cenno di seguirla e a passettini molto brevi vi conduce verso una saletta privata dove vi fa accomodare, chiude le porte e dopo... Prima che se ne vada, io voglio guardarla proprio in faccia mentre sta chiudendo la porta e voglio dire è usuale che l'albero di ciliegio perda uno dei suoi petali? E voglio guardarla in faccia, vedere se capisce qualcosa o se le sembra parole a bambera. Fai una prova di sincerità. Posso fare in questo caso o crudeltà o slealtà perché la sto prendendo proprio in contropiede? Slealtà potrebbe forse starci, crudeltà no, perché non sei stato per niente crudele. Proprio quello no. Io ho sincerità, quindi rosso specializzazione. Io ho 2 tiri, ho fatto +1, +6. Tieni un punto fortuna. Complimenti. Va bene. Ok, non c'avevo. Quando è che c'è il vantaggio invece? Non mi ricordo più. Il vantaggio ce l'hai o quando qualche potere te lo dà o quando uno di loro con cui ha un legame ti aiuta. E com'è quella cosa che se ho 2 specialità che si applicano alla stessa cosa? Prendi punti fortuna con 4, 5, 6. Ok. Lei ti dice... È usuale per un albero di ciliegi perdere i suoi petali solo quando è il momento, non quando non è assolutamente il caso. E in questa sua risposta percepisco un sottotono o è una frase fatta? No, non è una frase fatta, ti dice che se hai trovato qualche cosa che appartiene a questa sala del tè, fuori da questa sala del tè, è strano. Ok. Poi lascio chiudere la porta e mi siedo. Dopo qualche minuto torna con... del tè, dei dolci di pasta di riso, qualche cos'altro da mangiare e io non mangio, non bevo. E vi chiede: volete che vi racconti una storia per intrattenervi mentre vi dissetate e sfamate? Oppure preferite rimanere da soli? Allora, se c'è... Te lo dico un proso perché se c'è verso gli vorrei chiedere di raccontarci una storia di un daimyo innamorato di una geisha, fargli capire se c'è qualcosa. Allora fare una prova di sincerità. Posso aiutarlo posso aiutarlo dicendo sì, anche io ho una storia da raccontare, e inizio a raccontare una storia perché io ho storie zen. Raccontare una storia che dia il la alla sua domanda. Allora, tira col vantaggio perché lui ha un legame con te. Sì, io ho anche la specializzazione. Quindi tiri col vantaggio e tieni il migliore dei due. Yeah. Direi che è un 6. Che è pure un punto... Tu avevi fatto doppio 6, ne prendevi 2 di punti fortuna. Però tu non me li hai dati. E 10 in totale. Oltre ad averti aiutato con il vantaggio, dato che ti aiuta normalmente una persona, hai un punto che però devi spendere subito in questa azione. Ok. Quindi lei capisce che cosa stai sottintendendo perché sa che la sua padrona è molto vicina al daimyo e le storie su di loro girano spesso, ovviamente. Se vuoi aggiungere qualche altro dettaglio che potrebbe... Se posso, utilizzo questo punto fortuna per fargli capire che queste sono storie particolari, che magari lei non potrebbe conoscerle e può chiamare qualcuno che ci può raccontare una storia degna di essere ascoltata. Lei non è un avversario con addestrato, vero? Questa è no. Okay. Non è addestrato. Non è neanche una nemesi. Non è neanche una nemesi. Non si sa mai, meglio chiedere. Giustissimo. Perché giustamente, se non è nemesi non è addestrato. No, è un gregario. Okay. Come si mette la katana per non essere aggressivi sulla destra, giusto? Sulla destra perché... No, a meno che tu non sia mancino e allora prendi no, tutti. Io ovviamente no, sulla destra e sono mancina. Okay. Non avevamo dubbi. Ti dice: conosco molte storie di daimyo che si innamorano di belle geishe e geishe che si uccidono per amore di un daimyo che non le contraccambia, ma credo che la più esperta in materia possa essere una delle mie sorelle. Attendete. Richiude la porta, sentite che si allontana e ci mette un attimo, quindi se intanto volete dirvi qualche cosa ditevelo. Sì, voi ditevi qualche cosa, perché io inizio ad andare in giro per la stanza e vedo qual è la cosa più importante o se c'è qualcosa di nascosto in questa stanza. Giusto, fai il tuo lavoro. Allora, anche qui non c'è nulla di nascosto, anche perché una casa da te è difficile che abbia dei passaggi segreti. Sì, poi se non è successo qualcosa di particolare qui non trovo niente. Però c'è un chilo di tritolo sotto il tavolo. Un chilo di cocaina. Degli unicorni. Però quello che noti è che senti, non riesci a capire cosa dicano, ma senti tre voci che sono probabilmente appena sopra la vostra stanza. Una è sicuramente la ragazza che vi ha fatto entrare, senti altre due voci. Io so chi di loro è quello più bravo a ascoltare, probabilmente lui che è a corte. Lui è sicuramente più addestrato. Allora fa semplicemente tendo l'orecchio e mi sposto io e faccio ascoltare a lui. Non è molto onorevole tendere l'orecchio, però. No, infatti tendere l'orecchio non è onorevole, ma tu sei anche abituato. Ma sono il migliore e uso superbo. Ma poi, esatto. Ma poi nella corte non è molto ambigua, non è molto grigio. Nella corte sì, il problema è che lui, pur essendo una gru, ha preso più sul lato guerriero okay. che sul lato della corte. Dovresti tirare con slealtà. Con slealtà? Sì, vabbè, quando se è così lo faccio io. Potete anche farlo, io lo chiamo per ascoltare. Sì, cioè, le orecchie le abbiamo tutti, quindi puoi provare anche tu. No. Tu però tiri con etichetta perché sei abituato a sapere come tendere l'orecchio per... Come per far finta quando entra una persona all'improvviso per... Io 9 e... Ciao. Io 9. 7. Dovevo far 6, 7. Ah, e io uso... Facciamo così, uso un punto fortuna mentre parlo con il linguaggio che ci siamo noi parlati in questo anno per... dire tutto quello che sto ascoltando anche a lui che è seduto. Ok. Allora, le voci che sentite da sopra sono di una donna, oltre alla ragazza che vi ha portato il tè, e una voce maschile. Abbastanza giovane ma non troppo. Quello che sentite è che la ragazza che vi ha portato da bere dice... Gaikiri-sama, gli uomini dei samurai di sotto hanno chiesto di ascoltare delle storie sul daimyo, quindi credo che voi siate nome a lui. Che voi siate la persona sicuramente più adatta a questo genere di racconti, data la vostra vita ben avventurosa. E sentite quella che a questo punto è Gaikiri-sama, che dice all'uomo nella stanza: non ti preoccupare, ci metterò pochissimo, tu aspettami qui senza fare rumore. E non semplicemente si sente mai dell'uomo, si sentiva solo tipo respirare. No, l'uomo semplicemente dice: va bene, aspetterò. Nessun tipo di voce familiare, tipo non è quella del figlio. Calma, visto il figlio liberatore. Magari lo scorpione sì. Hai un punto fortuna, potresti aver visto il figlio dell'imperatore. No, uno me lo devo tenere perché mi serve di troppo. E allora non avete visto il figlio dell'imperatore. Ma ho speso un punto fortuna per fare il gesto a lui, quindi magari li ho enfatizzati bene e lui potrebbe Io quando ho rotto il filo prima non dovevo avere una fortuna extra? Da adesso quando guadagni fortuna prendi una fortuna extra, ma solo con il dado del fatto. Io già ce l'avevo allora, quindi ce n'ho un altro, quindi lo spendo. E allora dammi. No, io ce l'avevo già prima il terzo. Sì, lui ha speso prima il filo. Potrebbe essere la voce del figlio dell'imperatore. Non sei sicura al 100% perché sì, ovviamente lo stai sentendo attraverso le pareti, però come età, come tono, sembra. Io chiedo a loro: pensate che potrebbe essere opportuno? E do il fermaglio a lui. Lo prendo. Di notare questa cosa appena arriva per prenderla alla sprovvista? No, penso che possa essere opportuno andare su. Io rimango in piedi, quindi vedo cosa fanno loro. Anche se noi siamo stati mandati a recuperare il figlio, è lecito entrare comunque nelle sue stanze anche se è scappato? Penso che sia una di quelle zone grigie dove se entri nelle sue stanze e c'è, hai fatto bene. Senti, le tue stanze c'è un altro tizio mezzo nudo, non è molto carino. Però se sei di grado più alto va bene sì, lo stesso. Esatto, devi sperare. Okay. È una scommessa così. No, vabbè, non mi interessa se è un altro. Io dico, è scortese se, insomma, siamo di etichetta se comunque cerchiamo lui e entriamo nelle stanze improvviso. Scortese è scortese. È molto scortese. Non è disonorevole, ma no, non è disonorevole, è scortese. Però un paio di pignati su il... Anche perché poi lo prendi per il bavero a calci in culo e porti al palazzo, quindi... Per l'orecchio. Quindi io vedo cosa fanno loro e rimango dietro pronta... Sentite i passi che stanno venendo verso di voi, eh? A mio avviso è una leva che dobbiamo utilizzare sul momento opportuno. E nascondo nella manica questo simbolo, questo fermaglio per i capelli che è stato lasciato. Io appena entra la tipa, se è la stessa tipa quella lì che ci ha parlato prima o è Gaikiri? No, è un'altra donna. Ok, io appena vedo quell'altra donna, i miei occhi sono immediatamente puntati ai capelli per vedere se c'è una che magari usa da tanto un fermaglio, non si è ancora lavata o pettinata e quindi si vede nei capelli se c'è... la piega. La piega o altro. Piega, okay. Questo qua per tutto il tempo che la tipa sta qui. Fai una prova di superbia. Per essere sicuro di questo... 7. L'analizzo per tutta la durata che lei sarà qui. Quindi. Vedi che è sicuramente abituata ad avere i fermagli e infatti ha più fermagli nei capelli, ma sai anche che essendo una geisha sicuramente non è una cosa che si sarebbe scordata. Certo, ma ne manca uno tra i vari fermagli nell'arrangiamento di come li ha messi... Potrebbe, infatti ti dico, potrebbe, poi da donna magari lo so, però non la conosce abbastanza da sapere se è un tipo... Non c'è un buco chiaro dove dovrebbe esserci un fermaglio che potrebbe voler dire che o era in un altro punto messa lì oppure che l'ha coperto dopo mettendosene altri, però a quel punto si dovrebbe essere accorta che gliene mancava uno. No, non è il fermaglio per capelli di Wilma. Gli manca l'osso. Esatto. No, però se adesso se gli altri sono messi tutti bene vuol dire che lei se ne è accorta che gliene mancava uno e l'ha sostituito. Chiaro. Okay. Infatti adesso vedi che ce ne sono 4. Ti sembra che ne manchi uno perché se sono come i petali del ciliegio sono 5, invece ce ne sono 4, quindi uno è quello che avete voi, però per come sono disposti non è una cosa così evidente. Hai il forte sospetto che sia così. Allora io da un angolo di spalle a lei segnalo la cosa a loro due. Ok, io appena lei entra, siccome ci hanno portato delle cose, imbastisco una cerimonia del tè per sciogliere gli animi. Perfetto. E per rendere la signora più loquace. Fai allora una prova di umiltà. E cocaina del tè. Esatto. Bello. 5-9. Beh, riesci a fare questa cerimonia del tempo. È una sventura, no? È solo sul tiro principale? Il tiro specialità 1. E se ha una specializzazione opposta all'avversario. Ah, ok. Ma a questo, in questo no, non c'è una specializzazione opposta. Prepari la cerimonia, le vedi che in maniera molto rispettosa aspetta che la cerimonia sia terminata prima di iniziare a parlarvi, e rimane estremamente ferma e composta, come si addice alla sua posizione, alla sua statura, finché non hai terminato. Servi il tè e lei vi dice: la mia sorella più piccola mi dice che siete interessati ad avere qualche storia sul daimyo. Io sono di spalle a lei, appoggiata sul muro. Siete interessati a qualche cosa in particolare? Sulla storia di un daimyo che si innamora di una geisha. Se ne potrebbero raccontare abbastanza da ricoprire l'intero palazzo imperiale di storie su daimyo che si innamorano di geisha. Credo che ce ne interessi in particolare una specifica. Lei rimane un attimo interdetta e vi dice: temo che voi abbiate frainteso alcune delle voci che girano a palazzo. Bene, se questo è vero, allora ci dica cosa abbiamo frainteso in una storia. E sorride la curiosità della gru, rimane appoggiata. Immagino che molti vi abbiano raccontato di come io visitassi le stanze del principe e di come io fossi una presenza fissa a palazzo. Questo è vero fino a un certo punto. Nessuno mi ha mai visto salire oltre le stanze del principe, perché nessuno ha messo oltre le stanze del principe, se non il daimyo stesso. Io non passavo il mio tempo con Tetsuya-sama. Strano come qualcuno non passi del tempo con qualcuno, eppure molti vedano dell'altro tempo uscire dalle stesse stanze. Voi siete a conoscenza della struttura del palazzo? L'ingegneria non è il mio campo. Delucidateci. Per uscire dalle stanze del daimyo è necessario passare dalle stanze del principe. E le stanze del principe come devono essere attraversate per uscire dal castello? Aspetta, perché mi sa che stavo confondendo. Il daimyo è il daimyo. Il daimyo è l'imperatore, perché è anche l'imperatore. Sta intendendo l'imperatore. Quindi però lei c'aveva tresca col principe, noi sappiamo. Questo è quello che aveva detto, okay, che aveva detto la tizia, la Shura. Lei invece sta dicendo che aveva una tresca col daimyo. Sì. E che per arrivare dal daimyo devi per forza passare per forza da lì, ok. Principe. Per questo gli ho detto di dove si passa, perché se passa dal centro della stanza, ma abbiamo trovato il fermaglio dove dorme, che ci andava a fargli il fermaglio? Ok, quindi penso. Infatti io ho chiesto: e voi che a questo punto ci dite di essere già state nelle stanze del daimyo, come si passano, da dove passate nel castello per arrivare alle sue stanze di preciso? Descrivetemi il posto, vi prego. Lei ti descrive quella stanza che loro hanno visto, che è praticamente completamente vuota. Sì. Praticamente dove ci sono le scale che hanno portato loro fino alle stanze del principe. Poi c'è una specie di piccolo corridoio in cui praticamente devi attraversare le stanze del principe, non le stanze più private sui lati, certo, ma quelle di passaggio. Per arrivare al penultimo piano, che sono le stanze della moglie dell'imperatore, attraversare anche quella e arrivare alla stanza dell'imperatore. Questo vuol dire che tra l'altro la moglie dell'imperatore sa che la geisha, certo, è di sopra, ma dato che le geishe sono accompagnatrici e... Però il fermaglio era nella parte privata del principe. Esatto. Io a sto punto guardo... Lo scorpione è il drago. Quando guarda lo scorpione vede solamente che sposta un attimo il mantello e sente un truc e sente il coperchio di terracotta che si apre di una delle giare e poi rimane fermo lì così. Allora guardo il drago perché prendo parola. Sì, c'è solo una cosa che non mi torna in questa storia. Che nel grande incastro dell'universo sembra non voler stare, non voler chiudere il rompicapo. Ed è il motivo per cui un nobile fiore di ciliegio che va a mostrarsi verso il sole perde i petali 2 piani di sotto all'ombra. E a quel punto, mentre l'Evo girata, tiro fuori il petalo di ciliegio del suo fermaglio per capelli, così che quando si rigira lo vede. Allora, chi vuole fare una prova di giustizia per capire le intenzioni di questa persona in questo momento? Io la faccio. Anch'io. Io ho anche la specialità e sincerità. Io li sto aiutando con il fatto che ho tirato fuori il fermaglio a questo punto. Aiuto entrambi. Allora, 5 fallita, però un 6 sulla specialità. Vale uguale? Ok. Yes. Sono 2. 5 più 3, 8. Hai specializzazioni che ti aiutano? Meditazione, cerimonia del tè, invertire la cascata, no. Io li ho aiutati tirando fuori il fermaglio al momento giusto della conversazione per aumentare il pathos. Quindi tecnicamente devi scegliere uno di loro due da aiutare effettivamente, perché gli dai il drago perché lui ha stappato la boccia. Ok. Questo lo devi spendere subito, puoi pensarci un secondo se vuoi pensarci a come spenderlo. Sì, lo spendo così, siccome è successo intuirò le sue intenzioni, la metto in condizione di non fare male né a noi né a se stessa. Ok. Io invece spendo un punto fortuna per muovermi furtivamente alle spalle della tizia e se in caso lui non dovesse riuscire a prendere le cose, essere lì in modo che appena si gira mi guardi. Ok. Lei vi guarda il fermaglio senza muoversi, vi dice: quel fermaglio appartiene effettivamente a me, sarebbe stupido cercare di negare questo fatto evidente. E toglie un altro dei suoi fermagli e lo mette di fianco identico. So che potrebbe essere difficile per delle persone abituate ad avere a che fare con gente di un certo onore, ma anche in queste sale da tè dove io dovrei essere la sorella maggiore, spesso le sorelle minori rubano e molte sono gelose o invidiose. Io non so voi dove abbiate trovato questo fermaglio, ma se l'avete voi è perché mi è stato sottratto. Voi due sapete che quando io mi avvicino a qualcuno così tanto, e non è per ucciderlo immediatamente, e sto guardando verso di voi, sto aspettando un cenno per usare le maniere un po' più forti. Io posso usare sincerità per capire se sta mentendo? Quindi se mi fate un cenno io uso le maniere un po' più forti. Che è la prova che ho fatto fare a loro di giustizia per capire che... Tu ci sei riuscito però. Esatto. Sì, sì. Lei ti sembra che stia dicendo la verità. Ah, ok. Ok. E di grazia, tra queste sorelle invidiose, qual è la più invidiosa? Sicuramente è stata Yuki. Non è tornata con me ieri sera e pensavo che se ne fosse andata prima senza aspettarmi, ma evidentemente aveva altre idee per la testa. Io faccio un cenno a loro due sul domandare dell'uomo. Perché immagino che lei non si sia neanche ancora accorta che io mi sono avvicinata dietro. Yuki si intrattiene in questo momento nella casa? Yuki in questo momento non è in casa. Ed è usuale per lei tornare alla casa, immagino, tutte le sere. Ognuna delle mie sorelle deve tornare a casa ogni sera. E quando non tornano a casa, dove vanno le sue sorelle più ribelli? Alcune di loro decidono di cercare di farsi una vita altrove da qualche parte in maniera molto stupida, vengono in genere uccise lungo la strada. Altre vengono uccise prima. Già, appena si gira, perché gliel'ho tipo sussurrato all'orecchio, ho dato una botta alla maschera e quindi il liquido inizia a muoversi. Solo per intimidire, non per usare cose particolari. Quando si dice, e questo è tutto? Fai una prova di slealtà. Grande. Con sincerità. Con la specializzazione di sincerità. Minchia. E se spendi un punto fortuna ce la fai, no? Perché? No. Ah no, perché... No, no. No, ho fatto 6 di slealtà. 7, no? Sì. E 1 è per sventura. E dato che lei è abituata a non dire le cose se non vuole... Però ha fatto un saltino. Rimane un attimo interdetta dalla tua maschera che si muove, però ti dice sì, questo è tutto. Vedi che diventa anche un po' più ritrosa e chiusa. Ah, la scuso per il comportamento del mio compare. Non metterei mai in dubbio le azioni di un nobile samurai, nemmeno di uno scorpione. Ho ancora una domanda da farvi. Ve lo chiederò sfacciatamente. In questo momento nella casa è presente qualche membro della famiglia imperiale? Non che io sappia. Io continuo a guardare loro. C'è altro che vogliamo sapere? Tendenzialmente no. La signora è... Truc. Richiudo il... Dura. L'anfora. Ma sincera. Dovremmo andare a cercare Yuki. Possiamo accedere alle stanze di Yuki? Certamente. Non vorrei mai frappormi fra la giustizia celeste e Yuki. Se doveste vedere vostra sorella, dovreste dirle che certi oggetti è meglio non perderli. Se doveste vedere mia sorella, ditele che potrà anche non tornare mai più in queste stanze. Credo che anche lei. Va bene, vi seguiamo se ci volete fare strada verso le stanze di Yuki. Vi porta al piano di sopra, dove ci sono evidentemente tutte le stanze delle geishe. Ce ne dovrebbero essere 6 o 7 più o meno, datele il numero di porte che ci sono. Non siete sicuri che siano tutte stanze? Nessuno usi l'incantesimo blue light? No. No. Sul soffitto. What? Tipo un pennello disegnato sul muro. Gente che lasciava i messaggi. Esatto. Che numero di telefono? Sei tipo l'arte del pennello, gigante. L'arte del pennello è il metallo. Dov'è il metallottoliere? Me lo segno qua. L'arte del pennello gigante, del pennello invisibile. Ale, via, e due. Beh, se il pennello è invisibile non è tanto gigante. Esatto, infatti. Ale, no, è invisibile l'effetto, perché Ale, ci vuole la guida dei kami per trovarlo. Va bene. Boh, la katana l'abbiamo forgiata. Potremmo dire una discussione del cazzo, ma vabbè, andiamo oltre. La stanza di Yuki era una stanza abbastanza basica, nel senso che dentro, a parte il futone in un angolo ben richiuso in questo momento, qualche suppelletti, il tavolino, cose del genere, trucchi. Il resto, nella parete, nell'armadio a parete, ci sono dei kimono, dei vestiti. La stanza odora di geisha vissuta, cioè ci sono profumi, incensi, ha vissuto... No, dai, questo non era metallo. Va bene. Geisha vissuta. Sì. Nel senso, immagino che una che fa il lavoro che fa lei e vive la maggior parte del suo tempo in questa stanza, ci saranno un sacco di profumo, incensi, prodotti, odore di prodotti per la pelle, per i capelli o chissà quelli altro. Sì, quelli sì, quindi mi sembra che sia vissuta la stanza. Sì. Nonostante sia spartana. Sì, poi non è neanche spartana, è che c'è il minimo indispensabile. Però non è proprio buttato lì. Le poche cose che ci sono tutte di un certo livello. Però sono poche. Gaikiri vi dice: queste sono le stanze di Yuki, come vedete non è qui e non ha nemmeno rassettato la sua stanza, quindi credo che non fosse preventivato non tornare. Una cosa improvvisa, quindi. Ok, mi avvicino all'armadio e lo apro senza dire niente. Vedi che lei non fa una piega. Dentro ci sono dei vestiti, pochi ma ci sono. Sembra che sia stata preso l'armadio per roba da viaggio e quindi quello che è rimasto è roba cerimoniale o da lavoro, oppure se c'è ancora più o meno tutto quello che uno si porterebbe in giro in viaggio. Allora, stiamo parlando di geisha, quindi i loro vestiti da lavoro e non sono da viaggio. Non sono da viaggio e quelli che vedi qua dentro sono tutti non da viaggio. Ok. Provo a frugare, a vedere se trovo qualcosa da viaggio. Qualcosa che un copri, un mantello. No. Quindi è stato tutto e oltretutto anche i vestiti che potrebbero essere usati quando la sala data è chiusa per le pulizie non ci sono. Faccio notare. Gaikiri è ancora nella stanza? Sì, è lì, se non, l'avete, se non la volete cacciare. No, infatti, un po' volevo fargli una domanda. Gaikiri-san, qual era la specializzazione artistica di Yuki? Era specializzata nel teatro kabuki. Ok. E nel canto. Ok. Io cerco... Tanto ci stanno ascoltando dal Giappone. Ciao. Io cerco qualche cosa di scritto da Yuki. Diario, poesie, canti, roba di questo genere. E allora fai una prova di giustizia o di sincerità. Io chiedo il permesso di parlare con le altre geisha. È uguale, quindi... Allora esco dalla stanza e comincio a girare. Grazie. Mi partono le sciagure in faccia in questo momento. Che gioia. Perfetto, dato che le sciagure non sono tue necessariamente, non sono del gruppo. C'era un pitone dentro il cassetto. Apri. No, tu stai guardando, non stai trovando nulla. Sentite però dei passi che si muovono velocemente in una delle stanze in fondo al corridoio. Quando tu stavi per uscire chiedendo posso andare a parlare con le altre geisha, sentite dei passi che attraversano una stanza velocemente, una finestra che viene aperta e poi un tonfo. Io scatto da sopra. Voi siete già al piano di sopra. Questo è un palazzo a due piani, non è che è una reggia. Il corridoio dove voi stavate era con tutte le stanze delle geisha, in fondo ce n'era un'altra più grossa che probabilmente era quella dei Gaikiri. E sentite che da quella stanza qualcuno attraversa velocemente la stanza, apre una finestra ed esce. La tizia mi sembra anche lei presa alla sprovvista da questo rumore, questa cosa? Sì. Io corro. Corri nella stanza o corri fuori? No, corro nella stanza, guardo la finestra, nel caso mi lancio dalla finestra. Ok. Allora fai una bella prova di coraggio per vedere se arrivi in tempo per vedere qualche cosa e nel caso hai la forza di buttarti subito a terra senza spaccarti le gambe. Etichetta, cerimonie? No. Uso la katana come leva per lanciarmi. Bei coglioni. Tieni una bella sciagura in casa. Grazie. Sempre meglio. Perché stai correndo. No, Ho la scena perfetta. Faccio come a Caffra alla locanda, mi getto e rimango incastrato con i piedi nella finestra. Questa è per vedere se vedi qualcosa. Secondo me ti avvicini alla finestra e non vedi più niente. Quindi è inutile che salti giù. Dato che nel frattempo stavo uscendo un'altra geisha per evitare di darle una spallata e ucciderla con il colpo. C'è una finestra qui nella stanza invece? No, crudeltà, la taglio a metà. Ti sei fermato un attimo, non fai in tempo ad arrivare. Certo, va bene. Qua nella stanza sì c'è una finestra, però non dà sulla stessa strada. No, però questo qua è l'ultimo piano? Sì, è il secondo, quindi. Allora io apro la finestra, attacco le mani sopra e cercando di fare... Lara Croft al contrario. Lara Croft al contrario, voglio salire sul tetto. Stai a vedere il... Per poi atterrare in ginocchio. Stai a vedere il nervo sciatico come fate adesso. Sì, sì. Fai una prova di superbia. Vai, vai. Di superbia perché penso di riuscire a farcela. Vai, vai. Superbia. Vai, vai. Ok, primo paraplegico della, della storia di Monogatari. È questo. Vai, vai. Parkour. Parkour. Aspetta che penso spendere un filo. C'è anche due dadi, c'è anche due dadi, sono pochi. Sono pochi dadi, quindi è il tuo sistema. In realtà ci sta. Io spendo un filo per farlo. Okay, proprio... perché mi prendo tutto fare e una nuova specializzazione. E una nuova specializzazione a questo punto è parkour. È grandissimo il famoso parkour giapponese. No, aspetta, come posso chiamare in ninjese il parkour? Agilitanda, va bene. No, perché tipo, sai i salti quelli che fanno i samurai? Ninjutsu. Non è il ninjutsu, il salto quello da un tetto all'altro. Sì, cazzo. Adesso vado a verificare nel frattempo, se no poi ti dico una cosa. E quindi salgo sopra. Se stai a vedere Naruto non è ninjutsu. Allora, visto che ho speso il punto, la faccio figa. Allora, si attacca come se dovesse fare il pull up sulla parte sopra. Si dà uno slancio alla cross, sale sopra e scivola. Atterrando di pancia, scivola dall'altra parte del tetto, girandosi di spalle e guardando dalla parte giusta della strada. Poi X tondo, giù giù, combo. Esatto. Passi il livello. Se prendi un filo del destino lo fai X, combo, giù giù. Giri tre volte su te stesso in senso orario, salti indietro e hai di nuovo tutte le Quando guardo faccio su su, giù giù, sinistra, sinistra, BA. Ok. Quando vedi dall'altro lato che cosa sta succedendo, vedi che qualcuno è effettivamente saltato dalla finestra, è atterrato in maniera poco atletica e si sta un po' rialzando in un vicolo che effettivamente dalla finestra non si poteva vedere, lo vedi solo perché sei dall'alto. Io però lui lo intravedo che si è affacciato alla finestra da questo lato, indico, faccio lì e salto giù per inseguirlo. E da quello che hai visto era qualcuno che era stato bendato come se fosse ferito. Io salto giù per inseguirlo. Confermo. Da come? Una traduzione di ninjutsu è tecnica delle operazioni furtive. Da come sta correndo non ti sembra che fosse veramente ferito. Io lo inseguo e quando sono a portata di kunai dimmelo. Ok. Ammazzò l'imperatore. Gambizzò l'imperatore. Quindi salto giù e corro ovviamente con le mani dietro la schiena dritte. Hanno provato che non è più veloce. No, lo so. Scientificamente. Ma è più figo, quindi lo faccio uguale. Va bene. Voi due? Beh, tu mi hai visto a questo punto saltare e correre da una parte. A questo punto io non rischio le ossa, scendo le scale e poi lo ricordo tutto velocemente, ma... Tutto attaccandosi al corrimano per fare il giro della scala. Esatto, però non mi butto da due piani se lo stai ricorrendo tu. Sorseggiando il tè. Io mi siedo nella stanza di Yuki e medito. Perfetto, vuoi fare una bella prova di umiltà per percepire i kami. Fantastico. Esatto. 5 più 4, buono. 9. Busto. Hai anche meditazione come... Sì. Niente. Però entri in concentrazione adesso che nella stanza non c'è più nessuno. Le geishe sono ovviamente andate nella stanza di Gaikiri e stanno guardando cosa succede alla finestra mentre lui corre di sotto. Quella si è lanciata dal tetto e tu sei finalmente tranquillo e rilassato senza nessuno che ti stia pressando. Ti metti a meditare e percepisci che dei kami sono effettivamente anche nella stanza, perché i kami sono tutto è un kami. Se lo hanno visto. E stai usando un tuo potere? Sto usando il mio potere. Di che cosa fa il potere? Perché io lo so, ma tutto il resto del mondo non lo sa. Allora, il potere di meditazione, appunto, su un tiro di umiltà, se ho successo nella prova di umiltà, riesco a percepire la presenza dei kami intorno a me e loro mi rivelano tra le persone che ho incontrato nelle ultime 24 ore chi ha mentito. Figo. Molto bello, sì. Bellissimo. Senti solo dei brevi sussurri. Scorpione. Vabbè, ma quello è di default. Ah, okay. Non le foto, cioè, sì. Quindi i kami ti dicono il solito. Il solito e in realtà il nome che ti dicono è Tetsuya, con cui voi però non avete parlato. E poi percepisci che due persone non hanno mentito, ma non vi hanno detto tutto quello che potevano dirvi. Mm-hmm. Una è Gaikiri, mm-hmm, e l'altra è la signora che ha incontrato Takaki a palazzo. Di spalle andarsene dopo che lui ci ha parlato. Loro non hanno mentito. Mm-hmm. Ma non hanno nemmeno detto tutto. Reminder, Tetsuya era? Tetsuya è il principe. Il principe. Cioè il principe ha mentito e non ci sapevamo parlare. Quindi o ha mentito nelle cose che ha lasciato eccetera, oppure è travestito uno di loro. Quindi ah no, tu eri il primo di turno, quindi sta al tizio che sta scappando. E il tizio che sta scappando fa una prova di slealtà in cui ha un solo punto, ma che userà contro di te per cercare di rallentarti e quindi fargli guadagnare terreno. Okay, tu puoi fare una prova, come in Klothos, okay, puoi fare una prova per evitare questo rallentamento. Ok, visto che sono un'esperta di slealtà, so esattamente cosa sta cercando di fare, cerco di... Sì, lui praticamente inizia a tirare giù le tipiche cose in mezzo alla strada. Sì, io voglio provare a fare tipo... salto sul muro per evitare la parte lì e continuare a correre, scivolata sotto il coso che sta cadendo. Devo farti quindi slealtà con ninjutsu? Beh, in questo caso sì. E Ale! Questa è sventura, immagino. Sì, quante ne puoi tenere tu? 5, 4. Bello gonfio. Però è un 6 sulla prova, quindi sono 2 punti fortuna. Quanti ne puoi tenere? 4. Non sono gli stessi? Non è lo stesso dell'onore? No, si invertono. No. Inverti l'onore con il disonore. Cioè dello yin yang che ha il numero maggiore. Allora, è il numero massimo. Il mio onore finto è 4. Ok. Che è anche il mio disonore, però. Ma il tuo disonore diventa il tuo onore. Quindi le mie sventure diventano il mio onore? Sì. Allora lo sono al cap. Ok. Già da 1. Però facciamo tutte e tre insieme se vuoi. No, adesso lo superi. Quando lo superi. Ah, sì, lo supero. Scarico. Sì, allora con questa l'ho superato, però ho preso 2 punti fortuna. Esatto. Perfetto. Ora e riesci nella prova. Sì. Quindi riesci a saltare sopra i cosi e non perdi terreno rispetto a lui. Però 3 sventure. Allora, punto primo è che state causando parecchio trambusto e la gente sta iniziando a affacciarsi, quindi... Anche se adesso non hai perso terreno, il fatto che tutta la gente stia si inizierà a accumulare poi in strada gli darà sicuramente un vantaggio. La seconda cosa è che ti rendi conto che sei rimasto da solo perché gli altri sono ancora indietro e quindi se dovesse esserci un combattimento lo fai da solo perché nessuno arriverà in tempo. E qua a proposito del combattimento avete tutti 3 punti ferita, okay, secchi, che vuol dire che con un colpo ben assestato morite, così come i vostri avversari. E il terzo potrebbe essere, visto che sto cercando di non farmi, non so se si può usare in quel caso, ma visto che sto cercando di non farmi seminare, faccio la scivolata male, me lo prendo sulla spalla, posso prendermi una ferita? Sì. Però gli sono ancora dietro con la gente che però si sta avvicinando, quindi poi lui ci avrà un vantaggio in caso. Ma io voglio provare a fare qualcosa. Adesso sta di nuovo voi, quindi io prendo uno dei kunai, questo che è più per flavor, e glielo lancio mancandolo apposta, però è intinto nella polvere di falena, quindi gli passa di fianco e si inizia a spargere, cioè, si girerà per vedere a che punto sono, e tiro un altro kunai dicendo genjutsu, blocco dell'ombra, e tiro un kunai sull'ombra, la maschera si muove, cerco di ipnotizzarlo per fargli credere che gli ho bloccato l'ombra. Ok, secondo me è una prova di crudeltà in questo caso. Ah, ok. Esatto, questa è cattiveria. Proprio cattiveria pura. Posso, non c'era un modo, posso spendere punti fortuna per aiutarmi nei tiri? No, non in questo caso, c'è una nuova casta che ha un potere che ti permette di farlo. Ma è questo però io ho due specialità su questo, perché ho ninjutsu e veleno. 4, 5, 6 prendi un punto. Se ce n'avessi anche un'altra mi dà un altro vantaggio? No. Quindi è inutile usare tutto fare in questo caso. Buono. Tutte e due. Quindi io spendo, perché ne guadagnerei due, no? Sì. Ne posso tenere massimo 4. Sì. Quindi 2 li spendo per farlo durare di più. Ok. E 2 ne riprendo. Allora ne spendo 3 per farlo durare di più. E poi vabbè, ho avuto successo. Quindi ho fatto 8. Vedi che lui effettivamente si gira un attimo, è completamente bendato anche in faccia, ti sembra che anche le braccia siano state bendate. I vestiti, a vedere un po'. I vestiti sono dei vestitacci da poveraccio, e ti sembra strano che un poveraccio del genere fosse in una sala da tè come quella dove siete stati, che sicuramente non è per poveracci. Vedi che rimane completamente paralizzato dal tuo veleno. Che si guarderà, tipo gli occhi si muovono, però lui è convinto di non potersi muovere. Io voglio, poi tutto il mio adesso è raggiungerlo per legarlo o incapacitarlo. Tanto dura 4 round, no? Sì. Voi due. Prego. Io sono lanciato all'inseguimento, quindi... tu schivi un bidone, schivi un albero, schivi un po' di persone. Schivo più che altro le persone che si saranno cominciate a riversare sulla strada. Tu fai infatti un po' fatica a muoverti, perché tra le cose che sono state buttate, la gente che sta guardando le cose della loro bancarella che sono state buttate, la gente che arriva a vedere cosa sta succedendo. Dato che comunque credo che ormai sia troppo lontano per arrivare in tempo per qualcosa. Però tu vedi che è completamente bloccato lui. Lui è... Ah, ok. Detto che non se era per un combattimento non arrivavo, quindi vuol dire che c'era meno 5-10 minuti. E lui ha dovuto scendere, fare il giro di tutto il palazzo e andare, tu corri più veloce. Sfrutterei la mia posizione di gru per vedere se riesco a calmare la popolazione e a farla rientrare nelle case, a farla ritornare nel loro lavoro, quindi gente non c'è niente da vedere circolare. Per evitare di sollevare troppo clamore, dato che saremo in una missione abbastanza segreta. Puoi scegliere se farlo con dovere, perché metti in gioco il fatto che sei al servizio dell'imperatore, o con superbia, se semplicemente vuoi imporre il tuo vocione tonante sulla popolazione che deve rispettarti. No, quella è l'altra faccia, sarei per dovere. Che è un dado solo, giusto? Oh, etichetta fu... No, per quello. Però con superbia e la katana. Se no puoi gestirla alla Katsuki e ti sostanzialmente denudi. Akuseki, scusa. Akuseki. Akuseki, scusa. Akatsuki è quello di Naruto. Esatto. Sono l'alba rossa. No, beh. Vedi che la gente è anche colpita dal simbolo dell'imperatore che ti porti appresso. I mercanti che gli è stata rovesciata la roba, gli do qualche, non mi ricordo qual era la moneta di mezzo. Koku. No, il Koku era l'oro, era quello più alto, giusto? Ah, quello sotto, scarsi, per fargli, diciamo, riprendere i suoi danni subiti sulle merci, che comunque è una cosa è stata gestita all'imperatore, gli ringrazio, si scusa per il disturbo e via dicendo. Ma inizia a venire verso di me? No, lo faccio mentre sto venendo verso di te. Rimango lì a calmare la gente, lui prende il tè, io con una cogliona da sola contro magari il ninja della Madonna. La gente rifiuta i tuoi soldi, ti dà anzi qualche cosa per ringraziarti che ti stai preoccupando delle loro vite. Io declino l'offerta. E quindi lui arriva con le corone di peperoncino intorno al collo. Gli hanno offerto 3 caffè. Esatto, infatti, ma e via dicendo. Gli offro il caffè. E invece il nostro Bonzo? Beh, io vado dalla buona tenutaria. A questo punto lui sta giocando al menageriale. Esatto. Sono lì, è da sola o in compagnia? Ci sono altre 3 geishe che erano quelle che evidentemente non era la sala da te, che sono andate a vedere cosa era il trambusto. Ok, qualche geisho? Non in questo momento, però non è strano che ci siano. Io mi avvicino in posizione bonzesca, cioè con le braccia infilate nelle maniche del kimono, e gli dico: ti è comparsa una collana con dei pallotti di legno grossi, un bastone con gli anelli. Potrei parlarvi in privato? Samurai, investizioni. Sì, smettete di guardare cosa è successo, andate a vedere se ci sono dei nuovi clienti, e fa uscire le altre ragazze dalla stanza, chiude la porta quando sono uscite e vedi che sa di aver fatto una cazzata per evidentemente quello che è successo, però non si espone nemmeno, da ottima geisha qual è. Io la guardo e dico: devo avvertirvi di una cosa, per quello che è il mio credo io non posso mentire, e più tardi andrò al Palazzo Imperiale, quindi prima che mi venga chiesto che cosa è successo, c'è qualcosa che mi volete dire senza doverlo scoprire, sono sinceramente preoccupato per voi, perché l'imperatore, per quanto affezionato, se dovesse scoprire che capita qualcosa al Mikado potrebbe diventare meno affezionato. Fai una bella prova di umiltà. 10. Boom, boom. Io innanzitutto mi devo scusare per il trambusto che è successo, non mi aspettavo che sarebbe andata a finire così. L'uomo che riposava nelle mie stanze si è presentato ieri sera alla porta ricoperto di garze e alcune ferite e mi ha chiesto ospitalità in cambio di un'ingente somma di denaro. Io non ho fatto domande perché la somma era veramente molto generosa. Non avendo altre stanze dove lasciarla riposare, ho preferito non disturbare le mie sorelle e farlo dormire nella mia stanza. E era molto agitato e disturbato, pensavo che fosse perché i suoi assalitori lo stavano ancora inseguendo, ma a questo punto inizio a dubitare di ciò che ho visto. E questa persona aveva qualche tratto particolare? Non saprei dire, era completamente coperto di bende quando è arrivato qua. Le bende non erano sporche, quindi non ho pensato di medicarlo e cambiargliele. Ho capito. Oltretutto una geisha, lo sai tu, non si abbasserebbe mai a toccare un uomo ferito, a meno che non sia qualcuno di cui lei è follemente innamorata, un uomo talmente importante che ne va della sua vita. Certo. E nella vostra stanza, dopo questa precipitosa fuga, è rimasto qualcosa di suo? Lei inizia a guardarsi intorno, e se vuoi guardare intorno anche tu. Fai come prima, una prova o di sincerità o di giustizia. Sono uguali. Niente, non trovo nulla. Tu non trovi nulla, lei guarda in giro e, non ha nemmeno lasciato delle macchie sul letto. Okay. Quindi evidentemente non era ferito. Non era ferito e aveva quello che aveva addosso. L'unica cosa che potrebbe aver lasciato è questo, va a recuperare il sacchetto, ci sono dentro 5 coco. Quindi ha praticamente pagato 2 mesi di sala del tè con una notte. Teneteli per riparare i danni che la persona vi ha causato con tutto questo trambusto. Io spero che se ne venga a capo, sono molto preoccupata in questo momento. Cercheremo di venirne a capo in maniera più discreta possibile, in modo che i vostri affari non ne abbiano a risentirne. Vi chiediamo solo una cosa. Qualora Yuki dovesse tornare, non punitela come meriterebbe. Siate sagace e fateci chiamare. Ci penseremo noi. Sarà fatto. Grazie. Nel frattempo io mi sto avvicinando al tizio facendo tre cose in contemporanea. Una, si massaggia la spalla dove ha preso una bella botta. L'altra, dall'altra anfora tira fuori della polvere e gliela lancia in faccia. Questo è solo un mix di spezie in realtà, fatto apposta per farti bruciare un po' la pelle nel naso. E appena vedo che la inala un attimo, gli dico: il veleno che hai inalato agirà entro 2 ore. E solo io so dove si trova l'antidoto. Cerca di non fare mosse avventate. Hai un'altra prova di crudeltà. Col peperoncino. È una misura che ti fa sempre dolore, perché la mia non fa dolore, perché è totalmente... E poi costa troppo. Costa l'aromatizzato per l'arrosto. Quindi posso usare sincerità, veleno. Grande. Evidentemente sì. Insaporitore per papà. Esatto, ariosto. No, è una cosa fatta apposta per irritarti un po'. Rob. Stupendo. No, questa manovra brutta. E lo usa anche lui. No, ma io spendo un filo. Questa meritava di più. Dovresti decidere prima. Lo so, ma io ti dico questo. Io spendo un filo che mi darebbe il vantaggio nella prova che faccio. Posso avere solo il vantaggio? Avendo speso il filo, vedete che è successo? Perché io lo spenderei per prendere maschera. E quando provo a ingannare qualcuno mi dà il vantaggio alla prova. Ok. Visto che te lo dico dopo, ritiro quello col vantaggio. Solo il vantaggio. Va bene. Hai una nuova specializzazione. No, un punto fortuna in più. Sì. Meglio. Buono. Passato. Beh, lui è ancora paralizzato. Questa è una sventura 2? Quella è una sventura. Con 2 specialità? Ah. Perché sì. 1 e 2, giusto? 1 e 2. E io spendo... Per intimidire, cosa posso spendere i punti fortuna? Per intimidirlo più a lungo, per fargli confessare qualche cosa che altrimenti non avrebbe detto. Ah no, voglio... fargli credere che il dolore che sta sentendo è molto probabilmente quello di un veleno. Quindi mi avvicino proprio con calma. Lui è completamente paralizzato al momento. E terrorizzato. Terrorizzato, paralizzato. Metto le mani dentro la schiena. Poi il mio filo, quello con cui leggo i kunai di solito. Il filo del destino. E gli leggo, e gli lego le braccia. Lo producono il Rokugan. Ecco dove. Filo poi, di seta demoniaca. Quando prima che finisca l'effetto della cosa d'ombra, lo prendo per dove gli ho legato le braccia, stacco il kunai da terra, bloccando l'ipnosi, in modo che si possa muovere, e lo tengo tranquillamente, voglio vedere se fa resistenza. No, vedi che è talmente terrorizzato che... Anzi, è molto bloccato e lo fermo. Lo spingo un po' verso di me, appoggiando la faccia mascherata quasi sulla sua spalla e sussurrando gli orecchio. Bravo. Lo spingo piano piano avanti verso dove stavo andando. Nel frattempo tu arrivi, vedi che ha legato un tizio che è completamente bendato dalla testa ai piedi. E vedi che c'ho tipo la spalla, un ematoma sulla spalla col... sì, ho capito, ma voglio vedere se per caso l'ha stretto cioè l'ha legato talmente stretto che sta soffrendo per la posizione in cui è messo. Ah, sta evidentemente soffrendo per qualche cosa, non sai... No, sicuramente non per il legaccio, perché anzi il legaccio è lievemente lasco per vedere se il tizio c'ha il coraggio di ribellarsi dopo quello che è successo. È più psicologica come il legaccio, però sta soffrendo per un altro motivo, ma sta soffrendo. Penso che il nostro uccellino che è scappato abbia bisogno di riposo. Cattivo uccellino. Gli do una botta. No, lo posso fermare, ti prego. Questo è figlio. Io sono crudele. No, lo so, ma lo sei scemo. Gli posso fermare una mano. A meno che lui non ci tenga veramente molto a dare uno schiaffo a questo tizio. No, io sono un cattivo uccellino, lui sa che di solito lo sto facendo, quindi... Dobbiamo rispetto e onore ad ogni uomo che catturiamo, non trattarlo con disonore. E lo spingo un po' avanti. Verso dove lo spingete? Io vorrei... Da te, io in teoria, a meno che lui non mi dice da un'altra parte. Sì, anche perché dobbiamo recuperare lui. Beh, ma chiaramente in tutto questo non riesco a vedere qualcosina sotto le bende mentre ci siamo lì così vicini. È un maschio. Perché è completamente coperto? Sì. Capisci che è un uomo che ha circa... Non è figlio dell'imperatore. Che ne sai? L'hai mai visto? No, abbiamo appurato prima. Io sì, avevo usato il punto fortuna. Ah, è vero, avevi usato il punto fortuna. e avevi anche riconosciuto la voce. Ci assomiglia veramente molto, ma non è lui. Sai che spesso vengono fatte cose di sosia. Sì, comunque io a lui mentre andiamo glielo faccio notare parlando di tutt'altro ovviamente, però in modo da fargli capire a lui. Sto raccontando una delle mie storie zen. Ok, l'hanno trasformato. Ma sai quando gli uccellini scappano iniziano a raccontarti la storia dell'uccellino che è scappato, che aveva uno simile uguale per fargli capire a lui. Allora la mia cucciolina il sudore risale, rientro nel poro. Allora lo puoi prendere a schiaffi. Ti molla la mano. Vaffanculo. Vabbè, ritorniamo alla casa da te. Okay. Lui sta uscendo in questo momento. Abbiamo recuperato il fuggitivo, quanto sembra. Eh già. È un uomo completamente bendato? Sì. Come ti chiami? Yasunari. Che sarebbe il caso di trovare un... Yasunari-san, hai ancora l'antidoto per il veleno? Certo. Sei fortunato, e lo spingo dentro. Il tè. Lui sa che qualsiasi cosa che prepara. Puccio la mano nel tè, ti faccio così e guarisce. Miracolo, è un antidoto molto raro. Tè di giada. E cerchiamo a sto punto una stanza. Beh, la stanza di Yuki è libera. Sì, oddio, non lo so, dopo la storia del pennello non voglio entrarci. Io mi avvicino a loro due e dico la signora è diventata estremamente collaborativa. Ah. Beh, d'altra parte avere un stage whisper per il microfono, d'altra parte avere un sosia del principe ferito, o forse no, ma comunque in atteggiamenti un po' abbastanza fraintendibili, che scappa al primo segnale di uomini onorevoli che lo cercano. Non è una bella figura. No, infatti. Però in questo momento abbiamo un alleato, conviene usarlo. Lascio a voi gli alleati. Vediamo che cosa ci deve dire. E srotolo la mummia. Allora, srotolandolo, chiudo le finestre, chiudo la porta, guarda, nessuno ci guardi, ovviamente. Tu, Roberto, forse è il caso che piantoni lo spazio da dentro per capire se c'è qualcuno che... Ah sì sì sì, io dopo che l'ho lasciato per terra dico: se risponde alle vostre domande somministrate pure l'antidoto. Gli do un sacchettino con una polverina che tipo zenzero. Roba terra, terriccio di curcuma. Esatto. No, costa troppo. E inizio, vado sia fuori che dentro. Io non mi occupo della conversazione, faccio solo ricognizione. Il palo. Lo sbendi, e sotto le bende effettivamente è un ragazzo di circa 30 anni, come dovrebbe essere l'età del principe. È di bell'aspetto, è vestito da poveraccio, è sporco, ma non è ferito, nonostante fosse bendato, e anche levandogli il resto delle bende vedete che non ha ferite da nessuna parte. Ma è curato come sarebbe curato un principe, il figlio dell'imperatore? Che immagino che abbia i capelli perfetti, la pelle con tutti i migliori. Al momento è sporco e si sarebbe dovuto lavare, però... i capelli, sopracciglia, barba, è tutto curato perfettamente. Quindi l'intervento è già avvenuto, era coperto solo per non essere riconosciuto prima? Probabilmente sì. Non lo capite questo, per quello che siete più adatti voi a parlare. A te la parola, Koji. Cosa dobbiamo chiedere? Che aspetto singolare che avete, signore? Lasciatemi andare. Non avete nessun diritto di fare questo. Ma se puoi andare, puoi andare. Io non ho ancora bevuto niente. Non arriverai molto lontano. Ne vale la pena? Si gira dall'altra parte, muto. Non credo che sia il silenzio. Ho appena visto, mentre stavi pensando a cosa dire, ho appena visto Xiang che ti è salito fino a qua e gli stavi per dare un pugno in testa. Esatto, no, sono la gru, non posso dargli un pugno in testa così. Messo così. La prima cosa che ho pensato era una torsione al gomito, però. Quello era Xiang. Non credo che la prima cosa, la cosa da fare in questo momento sia serrarsi in un silenzio. Forse ti conviene parlare prima che parliamo noi con l'imperatore portando la tua persona. Se parlo sono un uomo morto. Se non parlo sono un uomo morto, quindi perché dovrei parlare a questo punto? Perché per ora sei un uomo, pensa allora, non a quello che accadrà, fai la cosa giusta. Se mi portate a palazzo, l'imperatore mi farà decapitare. Quindi tanto vale che io muoia qui e adesso. Beh, il nostro compito non è per ora riportare la tua persona al palazzo dell'imperatore, ma è altro. Quindi non è detto che riportarti al palazzo dell'imperatore sia una cosa necessaria, dipende da quello che ci devi raccontare e se quello che ci racconti è quello che ci serve. Esattamente. Sei sincero in queste parole? Ah, sì, perché se quello che ho detto, cioè se lui non mi racconta dei crimini che non gli si possono perdonare. Ok, fai una bella prova di sincerità per vedere se lo convinci con questo tuo essere sincero. Posso usare l'etichetta stavolta, perché se effettivamente lui non ha infranto leggi o ci sono delle scappatoie che posso usare perché possa parlare, io farò in modo di mantenere la mia parola e cercare una scappatoia per farlo sparire, evadere. 2-4, quindi un 8 ci arrivo, ma niente punti fortuna. Vedi che lui si gira di nuovo un po' verso di voi. Vi dirò ciò che è necessario che voi sappiate, ma non vi dirò nulla che possa mettere in pericolo il mio padrone. Io non so dove sia il principe. Io dovevo solo farmi trovare qui e raccontare di come fossi stato aggredito lungo la strada da dei banditi che cercavano di uccidermi mentre ero fuori per una passeggiata notturna. Non so dove si trovi il principe. È concesso. Fuori, eh? È concesso il figlio del principe uscire per una passeggiata notturna, senza guardie, senza niente. No, però dopo tutto è anche il principe, quindi può forzare. Non hai visto Aladdin? Sì, va bene, ma può forzare la mano. Diciamo che le guardie sono fedeli all'imperatore, ma sono anche fedeli allo stesso tempo al principe, quindi se l'imperatore non ha dato ordini, non fate uscire il principe di notte. No, certo. Però magari lo seguono. Magari no, dipende. Sì, certo. È strano, non è impossibilissimo. È strano, senza dubbio. A che pro questo? Io sarei dovuto diventare il nuovo principe. Quindi il vostro padrone sa dove è il principe. Non posso assicurarvelo. Non puoi neanche negarlo. Questo ci lega a doppio filo a quello che ci serviva a sapere. Ma come vi ho detto, se devo mettere in pericolo il mio padrone, tanto vale che mi tagliate la testa qui e ora. Il tuo padrone sta mettendo a rischio la famiglia imperiale. Secondo te qual è il padrone più importante da servire in questo momento? Gli provo a far leva sul suo onore per vedere se capisce sta facendo una cazzata. E fai anche una bella prova di dovere. Sempre etichetta? No. Qua no, era forzato. Sei. L'unico padrone che mi abbia salvato la vita, e non è stato certo l'imperatore. Quello è l'unico padrone di cui io ho rispetto e verso cui nutro un sentimento di dovere. Per questo non metterò mai in pericolo la sua vita. Se devo morire per il veleno, morirò per il veleno. Sai, i veleni sono sostanze molto particolari. Possono fare svariate cose, possono fermare il cuore di un uomo, possono... e faccio sentire il rumore della giara, ma in realtà è veramente un bluff, perché non ce l'ho. Possono anche obbligare qualcuno a dire tutto quello che conosce, anche i segreti più profondi. Se veramente avete questo veleno vi conviene usarlo, perché io non vi dirò nulla. Guarda verso di voi. Vuoi provare? Non mi ricordo mai il nome. Yasunari Koji? Lui? Il nome è Koji. Vuoi provare Koji? Sa. No, io non lo dico. Ah. Sono un bonzo, sono ancora meno sano. Dei due che io conosca, chi è quello che sta più al gioco se in caso dovesse mentire? O fingersi qualcun altro, non lui, ma... io ho fatica. Okay. Io ho fatica. 4 di sincerità, ho fatica. Hai anche 4 di dovere. Quindi proprio. Ma sì, avevo d'accordo. Vuoi provare? Proviamo. Io prendo un po' della mia polvere di falena. Non ho mai visto questi esperimenti. Sono molto curioso. Prendo una bella manciata. Beh, io piazzo davanti alla faccia in modo così che respiri. E mentre sta quasi soffocando dalla cosa, e poi faccio la prova e gli dico a lui: potrebbe essere molto confuso adesso. Tu sei il suo signore. Va bene. E cerco di farlo allucinare pesantemente per fare una specie di... L'effetto è quello che dovrebbe essere, quello tipo del disguise self su di lui, o per farlo credere che magari sia dal daimyo o un'allucinazione. Se posso aiutarlo in questa maniera, io rivolgo un'ultima parola a questo, al sosia. Gli dico: sono desolato, non posso aiutarti. Penso che queste cose non siano per me. È meglio che non veda. E gli faccio capire che lo sto abbandonando la sua unica ancora di salvezza. Mentre lui se ne va, io provo a vedere se riesco a farlo credere di essere tornato a missione compiuta. Una prova di crudeltà. Immaginavo. Questo è proprio infame, questa cosa. Figa. Veleno, sicuramente, non ninjutsu in questo caso, ma magari sincerità. Perché mentre la respira io gli dico: è andato tutto bene, sei tornato al palazzo. Il tuo Dami è qui, è tutto bene, non sei degradato, ti hanno salvato. Crudeltà 5. Però questo sono 2. 3. No, 2. 3. No, 3. E qua posso spendere in qualche modo per aiutare la cosa, anche se ho fallito. Allora, hai fallito, quindi lui non è preso dalla... Cioè, è allucinato, ma non crede di essere tornato a casa, dal daimyo, eccetera. È sicuramente stordito dalle tue droghe, quindi è più malleabile, senza dubbio. Ok, allora me ne spendo 2, che io ne metto 2 nel pool che può usare lui per l'interrogatorio. Posso? Li dai a lui, praticamente. Li do a lui, sì, per usarli nell'interrogatorio. Ok. E ovviamente dopo che ho fatto così, quando vedo che è rintronato, io mi sposto e mi... metto dietro. Ma se con la mia azione l'ho aiutato, prendi il vantaggio o sono... No, un altro punto da spendere subito. Che lo spendo subito per quando è rintronato, quando batte un attimo gli occhi per tossire. Io sono uscita e ho chiuso il pannello lasciando un po' aperto per ascoltare io bene da dietro, lasciando solo lui dentro. Ok. E ci sono accanto io. A lui cosa vede di me? Vede me... In questo momento sì, capisci che è molto confuso. È un po' come se gli aveste dato il pentotal. Quindi le sue remore a dirvi qualche cosa sono molto basse, però non pensa che tu sia il suo capo. Ok. Qual è il tuo dovere? Il mio dovere è diventare il nuovo principe e servire il mio padrone con le domande che mi arriveranno. Dov'è il tuo padrone? Lontano da qui, lui ha mandato me per non avvicinarsi, per non destare sospetti. Quanto lontano? Il padrone è molto lontano, non lo troverete mai. È oltre le montagne, lui non viene qui. Ok. E qual è il suo colore? La sua pelle è bianca come gli artigli di un Oni. E il colore delle sue insegne? Vedi che sta iniziando a cercare di resistere. Spingo, Coriolis. Spingo. Dark Point. Le sue vesti sono nere e blu e bianche. Il ragno. Ridaglie. Gli è andata male la prima volta e ci riprova. Sei davvero un ottimo soldato. Io non lo so, io ho fallito la missione. Oh no, non hai fallito la tua missione. Io non sono a palazzo. Ah, tra poco ci andremo a palazzo. Vedi che sta cercando di alzarsi. Un po' barcollante, però sta cercando di allontanarsi da te. Ok, io mi avvicino e lo sgambetto. Gli faccio uno sgambetto da dietro, quindi lui arretrando inciampa sulla mia gamba e cade. Fai una prova di slealtà. Ok. Tu provi a fargli uno sgambetto, vedi che lui è evidentemente molto addestrato. Devono averlo menato duro quando era nelle terre d'ombra. Non solo non riesce a buttarlo a terra, ma vedi che ti ha praticamente preso e stava quasi per buttare a terra te. Se non fosse stato stordito ce l'avrebbe fatta. Ok. E sta comunque cercando di resistere il più possibile a quello che gli avete dato. Ok. Con abbastanza successo. Da dove arrivi? Esatto, addestrato. Io ho attraversato le montagne e ho attraversato le terre del granchio, ho attraversato le terre della gru e poi sono tornato verso nord. Ok. Dove hai cambiato aspetto? Qui in città. Dove? Fai un'altra prova. O spingi, scusa. No. Di sincerità. Beh, quella lì può usarla se riesce per darsi dei vantaggi. 3 più 3, 6. Preso. No, è 7. Ah, è 7, vero, mi hai detto. Posso spendere un punto fortuna per cosa? Per migliorare il suo tiro? No, meccanica qui. No. Ci sono alcuni poteri che ti dicono puoi spendere. No, non me lo ricordavo. Ma come sempre quello che ha questo tipo di poteri è Ronin, che non è nessuno di voi. Io non vi dirò più niente. E vedi che si sta avvicinando alla finestra, sempre barcollando, ma sta cercando di andare verso la finestra. E ti sembra che voglia buttarsi di sotto. Due punti fortuna, bloccagliela. Sì, adesso cerco di fermarlo. Dunque sto guardando da porta. Lo fermo. Mi lancio per fermarlo. Ti frapponi fra lui e la finestra, però come dicevo prima ti rendi conto che lui è molto addestrato ed è anche molto determinato a fare quello che stava facendo, quindi lui cerca. Adesso io gli tiro un kunai nella schiena. Slealtà. Un kunai nella schiena avvelenato. e voglio fare una cosa di ninjutsu, quindi in realtà non c'ho il vantaggio, però 4, 5, 6. Cazzo, per 1. Ed è anche una sventura, giusto? Yes. Vedi che riesce in qualche modo il fantasma diabolico barcollando, forse lo stile dell'ubriaco, forse è stata solo sfortuna. Schiva il tuo kunai e si sta praticamente lanciando verso... Ma io ho 3 punti fortuna. Sì. Lui è addestrato. Qual è il suo punto, il suo segreto punto debole? Beh, il... Aspetta, com'era? Segreto, punto debole? Cos'è che sapevo? Dipende che cosa stai usando. Un uccellino mi ha detto. Il suo segreto. Punto debole è mio. Punto debole è il tuo. Sì. Un segreto su questa creatura. Perché poi voglio dirglielo mentre sta cercando di buttarsi fuori per fargli l'effetto che volevo fargli col veleno di terrorizzarlo, ma in realtà... Cosa so? Beh, sai che c'è una sola persona in città che avrebbe potuto... cambiare il suo aspetto in questo modo senza renderlo evidente, senza rischiare di ucciderlo. È una persona che si spaccia per Burakumin, quindi vive tra la feccia e tra gli intoccabili. In realtà è uno Shugenja che ha abbandonato il suo clan, la sua famiglia, e vive in clandestinità. Ha un nome in cui si fa chiamare, un nome d'arte? Ponzu. E allora mentre lui si sta buttando fuori dico: non ci serve più niente da lui, Ponzu ci darà tutte le risposte che cerchiamo. Lui come reagisce a questo nome? Lui reagisce che si stava ormai già lanciando verso la finestra, però si gira verso di voi e cerca di riaggrapparsi al bordo della finestra. Ma io sono in mezzo tra lui e la finestra, quindi non... Puoi provare a fermarlo. Sì, sì, guarda, uso un filo. Ok. Lo prendi... Nice. Che belli i poteri del cantastoria. Per il bellissimo bavero all'ultimo secondo. Soprattutto quando non devi tirare. Ma come? Solo 2 dadi a 6, è un così bel sistema. Sì. È il fatto che li tiro 2, perché uso cerco sempre di usare le specializzazioni. Dovresti tirare solo uno senza specializzazione. Ok. Lo brocchi all'ultimo, lo ritiri dentro. Ha incrinato un pochino il telaio dalla finestra, ma non è nemmeno riuscito a sfondarla del tutto. Era proprio lì davanti. Sì, sì, certo. Subito. Non si vede perché è sotto la maschera, ma la gocciolina di sudore di Kaede, che non avevamo ottenuto quasi un cazzo con tutto quello che è successo, si tranquillizza e il respiro torna regolare. Quindi io non vedo nessuno che si butta da sotto la finestra. No. Ero lì sotto in assist con il filo. Ah, pensavo con la katana per tagliare. Anche. Bello, perché devo spedire. Era il filo della katana. Devo scodere come una bandoliera. Esatto. Il tizio sviene. Stremato dalla droga che gli avete dato. Mentre tu stai tornando su. No, sinceramente ero giù sotto la finestra. No, ma adesso torni su. Tornerò su, sì. Quando ritorna su, lui lo sta appoggiando. Si dice che in questa città ci sia un finto Barakumin, un ex Shugenja di nome Ponzu. Lui è l'unico che può aver fatto qualcosa del genere. E faccio il segno sulla faccia del tipo. Sembrava aver reagito a questo nome in maniera particolare. E tu sai dove si trova? No, ma sicuramente qualcuno lo può sapere. Ok, io uso illuminazione, potere del bonzo. Una volta per sessione, quando cerco di ricostruire una catena di eventi, devo chiedere al tessitore dove questa serie di accadimenti è cominciata. Lui dovrà rispondermi sinceramente con il nome del luogo dove tutto è cominciato, ma non è costretto a rivelare chi sia la persona, ma noi lo sappiamo già. Nice. Allora, nice combo. Il posto si chiama Tomitsu. Ok. È quella che oggi potremmo chiamare una sala di scommesse clandestina. dove giocano a Mahjong. Di dominio della Yakuza. Ok, quindi... c'era di Yakuza anche su Rokugan. Adesso sì. E... no, non ci sarebbe, però per me okay. C'è. Quindi è di dominio della Yakuza. La Yakuza non sono i mafiosi con il crestone degli anni 80, certo. Sono i giocatori d'azzardo, cioè quelli che organizzano il gioco d'azzardo, che non è di per sé illegale, ma non è neanche legale. Non è ben visto. È quella cosa lì sul filo della legalità. Non è legale a seconda di chi lo gioca. È legale a seconda di chi lo gioca. Okay. E soprattutto a seconda di chi vince e chi perde. Esatto, chiaro. Certo. Però diciamo che loro sono appena fuori dalla città, quindi le guardie chiudono un occhio perché non insozzano le strade della città imperiale. E poi perché probabilmente anche qualcuno di importante ogni tanto ci va a giocare. Quello è sicuro al 100%. Quello che, che è illegale è il fatto che gli Yakuza stanno a torso nudo per far vedere i loro tatuaggi, ed è una cosa inaccettabile e inammissibile. Che la gente che va a giocare beve e diventa chiassosa, fa casino, vomita per strada. Quindi finché stanno fuori chi se ne frega, chiudono un occhio. L'importante è che non succeda nulla in città. Qua è dove spesso avete sentito Ponzu. Che Ponzu passa le sue giornate. È molto legato alla Yakuza, che ha dato una nuova casa a un ex Shugenja, dicendo adesso giochiamo anche noi i maghi. Già, i Shugenja sono sempre potentissimi. E su questa nota di dove avete scoperto che è iniziato tutto, io chiuderei questa noi che facciamo prima parte dello one shot. Sappiamo dove andare. Sì, direi che non c'è da lui cosa ne facciamo. Ma allora, la sua fedeltà in un certo senso andrebbe premiata, ma siccome ci sta causando dei guai, io non posso dire di provare molta benevolenza nei suoi riguardi. Credo che in questo momento... Lo consigliamo? No, la nostra gru ci potrebbe consigliare cosa è meglio fare dal punto di vista del cerimoniale. È sicuramente pericoloso anche lasciarlo qua legato. Vero? Beh... potremmo solo allungare un po' la strada e consegnarlo a Suseki. Direi che... la gru sa che la cosa più onorevole sarebbe consegnarlo a Suseki, perché ucciderlo adesso che è indifeso... sì, no. È un grosso, l'ho proposto io. Ci avevo pensato, ma no. Ma quello neanche lo scorpione lo farebbe, quindi pensa. Vero è anche che è un pericolo, che nessuno sa dove sta e che tu hai compassione uno, quindi... e poi diciamo anche che è vero anche che quel momento in cui ci hai pensato che se forse non era la cosa migliore consegnarlo era solo perché l'aveva suggerito lo scorpione. No, assolutamente non l'avevo pensato, perché io ho detto ti lascio in libertà, sì, non hai fatto niente di male, beh cazzo, volevi prendere il posto del figlio dell'imperatore per conto del ragno. Quindi mentre noi andiamo a consegnare il tizio assassino per poi andare a Tomitsu, si chiude questa prima parte di Monogatari. Monogatari! Wow. Mi sono rimasti due figli. Non male che all'inizio gli avevo detto questo messaggio vorrei giocare un po'. Infatti. Ma gli altri non li userò mai più. Luce le abilità che mi servono tranne due. Che sono quelle che devo sfondare. Allora, se avete ascoltato fino ad adesso, Monogatari è un hack di Klothos, anche per tutti quelli che l'hanno chiesto prima mentre giocavamo. Esatto. Tre fortune. Non è un hack sulla Leggenda dei Cinque Anelli, noi lo stiamo usando come Leggenda dei Cinque Anelli perché abbiamo iniziato una campagna qualche mese fa e la prima parte è finita, quindi per continuity vogliamo andare avanti nello stesso mondo. Anche perché per continuity abbiamo giocato anche alle Cinque Anelli nuova, esatto, quella vecchia, quindi... Sì, se è la prima volta che ci ascoltate sappiate che è una cosa che facciamo spesso, cambiamo sistema pur mantenendo la stessa storia. L'arco narrativo. In questo caso sono molto adatti. Per provare il più possibile cose diverse. Se Monogatari vi è piaciuto, vi stuzzica e soprattutto avete già comprato Klothos, potete trovare il materiale di playtest nel nostro gruppo di playtest. Io sono di parte... ma vabbè, sai che a me le cose, anche se non so quasi nulla della parte samurai eccetera, mi piace sicuramente di più del resto, quindi secondo me è superiore alla parte quella fantasy, soprattutto perché ci puoi fare le cose alla Ninja Scroll anche se fai low fantasy, comunque veleni, cose particolari, tecniche strane ci possono essere. Mi piace il sistema che hai messo delle origini dello Yang, eccetera, anche se forse complica un po' di più, vabbè, se non c'hai il master che sa esattamente su cosa stai facendo la cosa, visto che adesso sono praticamente 12. Li puoi tirare, sono 12 invece che accuratezza, coraggio, sono 12 da scegliere. Però in realtà sono 6 se lo fai onorevolmente o no. Certo, però certo. La cosa che stai facendo è la stessa, il come... Se... come ci arrivi, esatto. E per quello di dire, io adoro la leggenda dei 5 anelli, però sicuramente secondo me uno Shugenja giocato con Klothos, visto che puoi un po' customizzare gli incantesimi, non sono quelli scritti da manuale, sei più libero, perché tipo non c'è nessuno nella leggenda dei 5 anelli che può fare il blocco dell'ombra. È vero. E quella secondo me è una mancanza, perché il blocco dell'ombra deve essere in qualsiasi sistema dove ci sono poteri soprannaturali, samurai, sì, certo. Cioè, allora vai. Questa sera voi avete giocato il Bonzo, il Bushi e lo Shinobi. Ce ne sono altre 3 giocabili, di cui abbiamo i personaggi, magari nella prossima puntata si inseriscono dei nuovi personaggi, che sono la Geisha, che era quella lì, era Gaikiri? No, sarebbe stata una Geisha del granchio. Ok. Quindi una bella fine. La Geisha del granchio non so perché me la immagino come presente Robin Hood in calzamaglia, sì, la Lady. Sì, esatto. Brutilde. Brutilde. Esatto. Hoffenkulen! Tra l'altro è guardiano, no? Sì. Quindi è perfetta per essere Brutilde. Hoffenkulen. Esatto. I cui poteri sono artista, i racconti del cuscino, nome d'arte e sake. Sake è quella che ho scritto per Gianni. Grazie, ti vogliamo bene. Perché oltre a essere immune ad alcol e veleni, perché sei abituato a bere di tutto, è il mio nemico prescelto. Esatto. La tua nemesi che non funzionano. Esatto. Le mie tecniche ninja non funzionano. E d'altronde granchio scorpione. Le mie sono tutte basate sul veleno. E tra l'altro è molto simile a te, perché una volta per sessione puoi ritirare una prova fallita per avvelenare un avversario. Ragazzi, lei insieme saremmo. Le do io il veleno, ciao. Esatto. Poi c'è il Ronin, che ha lupo solitario, senza padrone, uomo alla deriva. Ronin c'ha un paio di abilità fighe. E io Jimbo. Sì. Ce n'è una che è molto bella, e qua in alcuni casi quando si gioca magari in 3 viene anche benissimo, che è quella che quando si trova da solo diventa una delle cose più forti mai esistite in Klothos, cioè non può mai subire più di una ferita per volta. Però considerato che avete solo 3 punti ferita, però io teoricamente se faccio una ferita e mi spendo tutti i punti fortuna gliene posso fare 3. Il Ronin di che clan l'hai messo, che non mi ricordo? Il Ronin era di che clan era? Era dell'unicorno. Era il folle Ronin. Ci sta. A bomba. E poi c'è lo Yamabushi, che sarebbe lo Shugenja, ma che chiaramente li puoi mischiare, cioè io posso fare lo Shinobi distruttore. Sì, certo, infatti voi avete lo Shinobi distruttore. Poteri dello Yamabushi sono il favore dei kami, la guida, il maestro del vuoto e il mandala. Lo Yamabushi è il più difficile da giocare, ma quello probabilmente più potente. Sì, c'è il mandala, che è praticamente cos'è? Quello, la mega divinazione di Cristo. Mandala, quando prendi del tempo all'interno di una scena per disegnare un mandala, rappresentazione dello stesso universo, un kami deciderà di risiedere all'interno dello spazio sacro che hai disegnato. Tutti i personaggi che si trovano in presenza del mandala possono spendere un punto fortuna per ogni sciagura che vogliono cancellare dalla riserva. Quindi è il senso della Pasqua. Sì. Il senso della Pasqua intendi il ninjutsu. Esatto. Per quello vi dicevo, ci sono delle nuove caste che hanno dei poteri, certo, che fanno quello che mi chiedevate. Certo. Voi non li avete presi o non avete preso quei poteri, ma ci sono. Ma no, sto giocando a Sekiro, ti pare che non posso fare lo shinobi. Infatti, dai. Dicevo, Monogatari lo trovate da testare nel nostro gruppo di playtest gratuitamente, basta che poi ci lasciate dei commenti. Dovrebbe uscire in versione definitiva per Lucca. Nel frattempo, se non l'avete già fatto, potete comprare Klothos, che ha vinto come miglior game design qua sotto, miglior game design dell'anno ai Player Awards 2018, e il manuale lo trovate sul nostro shop su fumblegdr.it, lo trovate su Facebook, lo trovate nei negozi, chiedete di Klothos se ve lo dovranno portare, per bastardi, nella legge, altrimenti italiana. Chiaramente chiamate i lupi. Esatto. Chiamate i lupi, che tutti i segreti che hanno ovviamente ve li diranno subito. Se la cosa che gli è stata detta è non dite che siete dei lupi, siamo i lupi. No, in più potete di Lorenzo venire a giocare a Klothos o a Not The End, che invece è l'altro gioco che abbiamo in playtest, scritto da Claudio Bustorino, esatto, che non era qua nonostante la puntata si chiamasse Mikado, l'ho fatto apposta ma lui non c'era. Tra l'altro vabbè, li porterò la prossima volta, io gli avevo portato, avevo preso i Mikado, quelli al cioccolato bianco e al cioccolato fondente per fare lo yin e lo yang. Vabbè, ma pagherà naturalmente Dazio per non essere anche per fare anche, scusate, cosa Not The End, che i bianchi e i neri. Eppure non me li ha fatti portare. Che per la prossima volta non li ho portati. Comunque potete venire sabato 4 maggio dalle 19:30 a mezzanotte o finché non ci sbattono fuori, yes, a giocare a Not The End e a Klothos. Dato che è il 4 maggio quindi il giorno della forza, ci sarà anche un'avventura di Klothos a tema Guerre Stellari. E se la pigrizia non mi uccide come al solito, magari faccio un salto anch'io e o Klothos oppure in qualche caso arrivo ancora pronto è da testare, quindi certo, quindi in caso se è difficile, perché sapete che la mia pigrizia e la gente non vanno d'accordo, ma se dovessi passare io magari un Monogatari lo porto. Bene. Noi ci sentiamo settimana prossima. Cosa? Così. Ah, pensavo 2 settimane. No, 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 dicevo, no. Perché 2 settimane? Viva era. No, non mi mancare la prossima settimana. No, no, tranquillo, non vedo l'ora che ci sentiamo settimana prossima. Settimana prossima faremo Coriolis. Cosa stavi indicando? Klothos è il miglior gioco dell'universo. Settimana prossima giochiamo a Coriolis, però adesso inizieremo magari a fare una sì o una no finché non finisce Monogatari, per non lasciare le cose troppo in sospeso. Io più tempo per complicare le cose meglio è. Vabbè, allora se vuoi settimana prossima facciamo Monogatari. No, io non gli darei troppo tempo per complicare le cose. Settimana prossima Coriolis, tra 2 settimane Monogatari. Noi ci sentiamo sempre su fumblegdr.it, QWERTY.it, iTunes, Spreaker, YouTube, Facebook, Google Podcast. 4 maggio e il budello di vostra madre. 4 maggio. Ciao. Fumble.